Ehi, Joel, sei ancora sveglio? Meno male. Non mi sarei perdonato di averti tolto il riposo. Non riesco a dormire. C'è una cosa che devo chiederti. Cosa ne pensi di tutta questa storia? Dei presagi che venivano gettati nelle fogne, dimenticati e abbandonati solamente perché erano imperfetti. Non riesco a non pensare che forse se l'Ordine Aureo avesse avuto il controllo anche di Sblumbo, io sarei lì. Sarei lontano dalla luce del sole a marcire solamente perché non avrei rispecchiato i valori del luogo che mi ha partorito. Mi sento strano. Non riesco più a percepire una guida. Forse non stiamo facendo questo viaggio per ripristinare quello che c'era. Forse le corna che ho in testa le sto portando addosso per tutta l'avventura, proprio per rappresentare chi non ce l'ha fatta. Chi non ha mai comandato, chi è sempre stato sotto, chi ha sempre sofferto il non essere abbastanza. Quindi, Joel, che mondo abbiamo intenzione di creare insieme? Io non posso volere questo. D'altronde non so neanche che cosa voglio. E tu che sei più intelligente di me, potresti indicarmi la strada. Io non la vedo più. Usciamo di qui e facciamo in fretta a renderti Elden Lord. Se le dita non parlano più, cominceremo a farlo noi. 3, 2, 1, sigla! Il mio nome è pure la terra, ma non l'ambizione, la rabbia oppure la guerra. E ho fatto ritorno perché ciò che mi piega non mi spetta. E lì ancora un trono che mi spetta, sarò sua altezza. Vieni mi contro, lo sai che il mio scudo para. Vuoi che cada, sì però il tuo collo fa il filo la spada. Lo sai che finché ho fiato in corpo vado fino in fondo. Non conta quanto tu sia grosso quando vibro il colpo. Fanno di tutto perché mi fermino, ma pure da solo sono un esercito. Sto per conto mio, il tuo regno brucia, senti il crepitio. Giuro io nemmeno morto mi inginocchio a un dio. Che soffi fuoco, che scagli i fulmini al suolo, che abbia le ali oppure che lanci pugnali d'oro. Su di veleno impugni una lama d'acciaio nero, che dal suo destiero possa far cadere le stelle dal cielo. La sciollezza che stringo tra le mie dita, se sarà finita quando avrò esaurito il mio istinto decida. Per strapparle al loro scranno, loro lo sanno, hanno capito, sto arrivando e capitoleranno.
brilla le lame ma sono caldo. Caldo scorre sopra il mio braccio un chiotto scarlatto, perché splende la grazia nella mia anima. Il Deus Ex Machina, vieni a vedere un dio che sangra. Mi è passato di tempo da quel mio primo passo, mi davano del pazzo e quanta strada ho fatto. Yeah, yeah. Ho seguito la grazia ma non sono un santo. Non ho più paura e sono pronto al salto. Uccisi di più grandi quindi avanti un altro. Senza luce, cuore in tranzo. Tornerò più forte se mi fermeranno. Vi è piaciuto ciò che avete visto? Beh, è stato supportato da NordVPN ed Elgato. Si parte. Ma buonasera a tutti amici video spettatori, e in particolar modo con un po' di puzza di merda sotto il naso perché nelle fogne siamo. Buonasera maestro. Buonasera. Buonasera. È la prima volta, seconda, ma in realtà la prima in cui te ne parlo, che vedi la opening nostrana senza più nulla da scoprire. Eh sì, perché i pugnali d'oro sono, esatto, quelli di Morgoth, mannaggia, yes, cazzo. Yes, esatto, sì, ci sei arrivato alla fine anche di, non di testa, ma di trama. Abbiamo raggiunto Morgoth, e la cosa più bella che posso dirti in questa pre-introduzione, anticipando il tuo monologo, è che non siamo ancora assolutamente a una decompressione. Quindi ti puoi godere ancora un bel climax. Beh, allora, dal mio punto di vista è finito, uh-huh, il tempo della decompressione. Cioè, non intendo che questa frase comunichi certezza riguardo, no, l'assenza, certo, di momenti di decompressione. Intendo dire semplicemente che, per quanto mi riguarda, sarebbe un peccato che il gioco, che Elden Ring proponesse, arrivato a questo punto, un momento un po' più dimesso, perché c'è, certo, troppa ciccia al fuoco. Credimi, credimi, assolutamente siamo dinanzi a una fiamma primordiale, sì. Cioè, innanzitutto c'è la prospettiva di tornare indietro da Rykard, e secondo me lì c'è tutto tranne che momento di decompressione, perché dobbiamo scoprire che cosa ha portato esattamente Rykard a essere esiliato, il suo rapporto con il dio serpente, il fatto che anche Rykard abbia perso il trono. Quindi adesso si aggiunge anche non solo, diciamo, come dire, il peso dell'eresia, ma anche il fatto che Rykard abbia rinunciato a un posto al sole. Permettetemi la stronzata. No, ci sta da Dio. No, ha rinunciato a un posto al sole che gli era garantito solamente per inseguire, evidentemente, una strada antitetica e vicina invece al Dio, appunto, serpentino. Poi abbiamo il posto del Sacro Albero da visitare, e anche, sì, lì non mi aspetto che si scenda. La fiamma molto dei giganti. Che tu abbia avuto da una parte il colpo di fortuna, ma dall'altra l'acutezza mentale di vederlo e, sì, trovarlo nell'acqua. Sì, 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 sì. Quindi c'è quel posto lì, e sicuramente ci dirà di più anche su Michela, sul fatto che ha abbandonato il fondamentalismo. Quindi, infatti. E in quel senso non penso che narrativamente scenderemo, ok, di intensità rispetto a dove siamo. Poi abbiamo la fiamma dei giganti da depredare per bruciare l'albero, e anche lì, quindi, mi immagino un raccontare il mondo dell'interregno prima dell'ordine aureo, visto che la fiamma dei giganti rappresenta a quanto pare l'unico mezzo attraverso il quale bruciare l'albero madre, e del resto che la fiamma fosse antitetica all'albero madre lo abbiamo letto sin dal primo miracolo sulla, sì, fiamma. Infatti i chierici non sorprende, che vedono la fiamma vanno in esilio. Sì, giusto. Per loro, vero, stesso desiderio e autopunizione, sì, perché, sì, sì, i chierici per definizione vanno in total fede dell'albero madre, ma non per loro volontà, a volte vedono questa fiamma come se fosse una profezia. Come se fosse il diavolo, e, praticamente. Sì, sì, certo, certo. Per quanto la profezia forse è proprio la nostra, cioè loro hanno visto noi che bruciamo l'albero, secondo me. Eh beh, dai. C'è da dire che a livello di Francesco mi interessa molto un'introduzione come questa, ma è anche vero che siamo arrivati al punto nel quale
specialmente anche dopo la intro di roleplay, ma soprattutto rispetto più al personaggio che non al dialogo, ci sarebbe da discutere, da chiacchierare insieme, cosa che ragazzi non abbiamo neanche introdotto al pensiero di fare off screen oggi, di come si senta Pavi in questo momento dinanzi al fatto che è parte della sua narrazione il fatto di che si parli del bruciare l'albero, tanto che magari di nuovo si appoggia più che mai adesso a Joel, introducendo però quel bellissimo noi che prima magari non c'era. E io te l'ho detto tutto in intro quello che pensa Pav. Esatto. Pav non è tanto scosso dall'idea di dover bruciare l'albero madre, perché per quella il buon vecchio Pav, se non avesse dubbi, farebbe affidamento alle parole della legge dita. Lo ha detto la legge dita che si può fare, quindi va bene. Pav è stupido, quindi se qualcuno con più saggezza di lui gli indica la via, Pav segue. Ti però, ricordi? Persino Diallos lo aveva convinto. Esatto, Diallos è un personaggio talmente tanto poco miyazakiano che, per carità, Miyazaki è mister ti faccio spezzare il cuore distruggendo il destino di ciascun personaggio che scrivo, però Diallos è Martin fino in fondo. Continuo a dire, ormai a 40 live insieme di Elden Ring, che non smetto di pensare sia sorprendente quanto Martin ci sia in Elden Ring visibile. Perché è vero, ne abbiamo parlato almeno 5-6 volte in questi mesi, non avremmo mai pensato, io men che mai, che si sarebbe sentito così tanto. No. Perché c'era tutta quella voce di corridoio. Sì, esatto. E ora, c'è da dire una cosa però sul roleplay e anche su di te come giocatore, ossia, sono due interpretazioni diverse ovviamente, di menti diverse, di anime diverse, ma il colpo di scena più bello ad oggi per me in Elden Ring, salvo qualcosa di futuro ma di cui non discutiamo, che è stato vissuto per me, è proprio il vedere lo sbigottimento, anzi lo shock delle due dita, perché è qualcosa di antitetico a tante storie, più che mai quelle fantasy. Infatti ho adorato quel momento, la profezia, il profeta e la, diciamo, strada del prescelto è una farsa, non come colpo finale della serie, come sempre, l'ordine aureo era sozzo e sterco. No, non è vero. Qui il fatto è che è il profeta stesso alla metà storia, tra virgolette, no? Perché non è, non a rimanere metà, senza parole. A rimanere senza parole perché il suo dio è davvero, tra virgolette, scomparso. Lui era convinto di seguire una strada, ma quella strada ha letteralmente portato dei rovi spinati. A me ha sorpreso non entrare nell'albero madre, ma mi aspettavo che le due dita non sapessero bene dove andare a parare, perché appunto il ma gioco... Ma tu pensavi che ci fosse malizia. Bravo, tu pensavi che le due dita fossero, bravissimo, esatto, delle farneticanti creature che sfruttavano una sorta di ascensione carnale, ossia l'essere delle alienazioni della natura, per soggiogare o comunque coercire chi credeva in questa fede. E invece loro sono le prime che credono in quella fede e hanno davvero un contatto con il dio, solo che ciccia. No, io, guarda, specifico, perché è ancora diversa, okay, l'idea che avevo. Oh, vai. Se vai, ti vai. Ricordi... Te lo dissi? Sì. La prima certo, volta che abbiamo fatto. Trovato le dita, le due dita, sì, la mia impressione è sempre stata... Fosse la furbetta. Ma neanche, che fossero tutti okay, rincoglioniti. Cioè, la legge dita pensa di aver capito questo, quindi te lo dice in fede, ma in realtà sì, le dita si stanno muovendo a caso. Non è così, perché altrimenti non sarebbero rimaste senza parole, quindi mi sbagliavo, le dita avevano davvero parlato. Ti posso fare una provocazione? Certo. Che non ho mai fatto... Sai che questa provocazione non l'ho detta neanche in blind ed è una provocazione che ritengo io stesso in questo caso geniale, te la devo sì, fare, è un colpo di testa che mi è venuto adesso, lo adoro, sarà per sempre con noi. Ok. Eccola qua, ma secondo te le tre dita, le folli, equivalgono a Kath? Allora, questa non l'ho pensata neanche in blind, mi è venuta in mente adesso. No. Okay. No, non proprio. Quindi loro, io per Kath intendo dire coloro che hanno una verità
e che magari le due dita o la, diciamo, divinità ti nascondono. Ok, ok, allora sì. Allora sì. No, okay. Io pensavo che tu intendessi equivalgono a Kath e quindi propongono una strada alternativa per l'evoluzione del mondo. No, quello è sottinteso, anche parte di questo. Quindi dici 50-50. Secondo me... strada alternativa, sì, verità. Sì, le tre dita sono folli semplicemente perché sono contro il sistema. È un po' come il mangia merda. Perché il mangia merda si chiama mangia merda? Perché mangia la merda? Non proprio. Esattamente. Ok, le folli tre dita sono folli perché ostano alle parole di un dio che non vogliono più rappresentare. Quindi forse per questo sono folli. Patteggiano per la fiamma. Non so se la loro volontà è quella di scrivere un mondo diverso, che Kat voleva fare, o semplicemente di mandare a fanculo il padrone. Mi spiego? Chiaro. Non lo so. Cioè, non so se c'è un'idea alla Kat seguiva... Per me, la corrente che ancora oggi è l'unica sostenibile nella trilogia di Dark Souls, cioè assecondare la natura del mondo del domani che scalciava fin dal primo momento. L'umanità doveva conquistare il mondo, l'oscurità doveva capeggiare, e è perché non lo ha fatto, è perché non si è seguito le leggi della natura che si è finiti per farla marcire e farla divenire pus. Però se Gwyn non avesse fatto di testa sua... Ok, non avremmo giocato la trilogia, che probabilmente non sarebbe successo niente. Però il mondo non sarebbe andato a troie. Ora, non so se le folli tre dita ci portano una roba del genere, del tipo, regà, in realtà qui si sbagliavano, bisognava fare un'altra cosa. Per me le folli tre dita sono folli perché non volevano più, un po' come Rani, un po' come Marika, un po' come tante altre teste di Elden Ring, non volevano più seguire il padrone. Però non arrivo a dirti... hanno anche in grembo la verità del futuro. Ok. Perché comunque si chiama fiamma della frenesia quella che rappresentano. Eh. Ed è una roba che ti fa uscire la merda dagli occhi. Sì, e sì, sì. Non so, a differenza dell'umanità, non mi sembra un potere che è marcito perché non ha potuto troneggiare. Mi sembra un potere folle e basta. Ok. Ok. Dall'altra parte ne so ancora troppo poco delle tre dita, e quindi che poi sono davvero tre dita? Ah, no, non, non ne hai idea. Le due dita in realtà sono 57 due dita, quindi esatto, le tre dita quante sono? È un'ottima domanda. Infatti quando ho scoperto che ci fossero più due dita sono rimasto comunque colpito. Cioè le folli tre dita potrebbe essere un concilio di tre dita o potrebbe essere Sith. Mi spiego? Cioè delle due dita che sono uscite fuori con tre dita. Esatto, e quindi sono impazzite e hanno visto qualcosa di diverso rispetto alle altre. Però tornando a noi, quindi mi è piaciuta comunque questa cosa, questa digressione. Tornando a noi, poi abbiamo Malenia. Indagare il perché una donna così predestinata a regnare su Leyndell sia finita per ospitare la Dea Scarlatta. Ti dirò, regnare sul mondo. Sul mondo, bravissimo, sì, hai ragione, certo. Malenia doveva, con Michela, insomma, o lui o lei dovevano, secondo me, regnare sul mondo intero, hai ragione. Quindi anche lei va trovata. Farumasula, non so quanto scopriremo, ma c'è Maliket. Quindi la risposta che ti do è, che cazzo dobbiamo calare? Cioè, qui ci manca solo la roba grossa ormai. Tanta. È vero. Ma ci manca la roba grossa. È per questo che ti dico, qualora ci dovesse essere un momento di diluizione nel gioco, forse non lo riterrei troppo coerente con quanto i toni si sono alzati nell'ultimo periodo. Cioè dopo Leyndell, dopo il grande colpo, sì, certo, dopo il grande colpo di scena del non si entra qui dentro, puoi solo andare a crescere, secondo me. Condivido appieno. Poi vedremo, vedremo. Ne vedremo delle belle. Tu mi vuoi dire a quanto siamo del gioco? Non me lo puoi dire. No, assolutamente no. No, ok. Allora ti posso dire a quanto mi sento del gioco? Sì, perché io all'epoca stavo discutendone molto in Blind. Fantastico, due terzi abbondanti. Beh, due terzi abbondanti in Elden Ring vuol dire che l'ultimo terzo è gigantesco, eh? Eh sì, però lo penso, cioè due terzi abbondanti abbiamo fatto. Allora, innanzitutto... non ci mancano, ci manca solo Rykard come semidio da uccidere della lista
di All Knowing. Quindi due terzi abbondanti, sì, ci sta. Perché una volta finiti una volta i target, che entra nell'albero, ci sta. Secondo me, una volta finiti i target, due terzi abbondanti, sì, ci manca il climax. Probabilmente a quel punto di All Knowing ci proverà a ammazzare. E noi gli diremo affanculo. Poi Malenia. Michela non mi aspetto che porti a nulla, sarà solo un'esplorazione un pochino così, punticina di cazzo dentro, ma poi ci si rivede nel DLC, perché mi hai fatto tante volte reference al DLC. Sì. Quindi secondo me, esatto, sarà una puntina di cazzo e basta, purtroppo, in Michela. Malenia invece non so neanche dove cazzo sia. Oddio. Esatto. Oddio, aspetta, e se Malenia fosse tornata a casa del fratellino? Makes a lot of sense. Sì. Magari si è rifugiata lì da Santa Trina, ma non l'ha trovata perché in realtà Michela si trovava dentro la bara con Mog. Diciamo che ha particolarmente senso questa cosa, anche rispetto alle parole di Millicent, che la sta inseguendo. E sì, lei tra l'altro è Blade of Michela, non ce lo scordiamo. E se gliel'avesse rubata Mog in un momento di debolezza post-esplosione? Aspetta. Salva di... Sì, dimmi. Ah, oh, hai capito? Però ti metto un dubbio a questo. Ok. È un po' delicata come affermazione. Perché? Per una ragione. Ok. Ti porti la salma di Michela in guerra a Caelid? No, stava a Sacro Alberopoli. Lei va a Caelid, esplode, torna indietro. Minchia. Torna indietro da Michela, ma è completamente rincoglionita dal fatto di essere esplosa. Mog arriva, vattene a fanculo. Non lo trova più a casa. Sì, sì. Però allora a questo punto sorge un'altra domanda rispetto all'ipotesi. Come ha fatto? Nel senso, quindi tu dici che Michela non era sveglio, non era attivo. Sì. Era già... Beh, è la Santa Trina, la divinità del sonno. Ok. D'accordo, mi piace molto questo processo mentale, mi piace tantissimo. D'accordo. Beh, immagino che tanto speculeremo un sacco su Michela, no, perché di risposte ne avremo poche. Avere un ragazzo come te, avere un amico, avere Sidonia in blind che mi viene a parlare di Santa Trina, e fare queste speculazioni è una cosa che nessuno può avere in blind, nessuno. E quindi è come Death Souls 3 all over again, quindi è fantastico, molto bene. Vedi che quando finalmente... non ti sto dicendo goccia, eh? No, lo so. Sto dicendo però che questa cosa è perfetta perché rappresenta l'apoteosi della veteran run che Elden Ring non ha potuto avere. Infatti, lo ribadiamo, ragazzi. È una coppa. No, è una coppa. Sì, no, su quello mi sentirei un pirla ripeterlo ogni volta. Voglio ribadire una cosa. Al di là di quello che ne uscirebbe come numeri, esplosioni e pubblico, lo ribadisco e lo ribadiamo sicuramente. Non accadrà lo stesso con Scarlatto e Violetto. Lo gioca prima Francesco e poi subentrerò io. Perché avverrà lo stesso con, incrociamo le dita, Elden Ring 2. Esattamente. Stavolta non ci sarà la cop run alla terza settimana di release o alla seconda in cui... Ragazzi, ve lo dico, l'ultima volta abbiamo fatto le prime tipo 5-6 live, io ero a sepolcride nella mia blind run. Stessa cosa infatti per Pokémon, prima lo gioco io, sì, capisco tutto quanto, mi faccio le mie idee, la community si fa le sue, e poi gennaio / febbraio andiamo anche lì. Yes. E poi ma abbiamo un botto di roba da fare, abbiamo in realtà, un botto 2023, di roba in realtà. Perché abbiamo... Vai. Vabbè, a parte, sì, Mind Crystal che dobbiamo fare, ma quella abbiamo non sarà così Mind lunga. Mind Crystal che però è una chicca, esatto. Ecco. Poi abbiamo, vai, Scarlatto e Violetto, e anche lì non so quanto ci metteremo, secondo me non troppissimo, okay, perché comunque delle informazioni stanno uscendo fuori, il gioco è linkato. È un gioco Pokémon. È un gioco Pokémon, ma con meno roba di Arceus, nel senso che a quello che si dice ora, ovviamente c'è ancora data mining in corso, eccetera, 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 però non c'è la roba delle poesie, quindi è molto tutto un discutere dell'ora e adesso. E non a, ok, beh, Mike, sì, leggiamo questa poesia, torniamo indietro nel tempo a... Quindi, almeno per ora, non sembrerebbe. Poi io, invece, il 18 lo giochiamo e andiamo nell'estenoso. Sì, esatto. Bloodborne. Genocide di Undertale. Metal Gear, tutta la Genocide di Undertale, vuoi farla abbiamo detto di farla insieme, eh? Certo. Io non l'ho mai fatta, la Genocide di Undertale. Non lo so, mi ero dimenticato che... Ma... Ne abbiamo parlato insieme di farla insieme.
Durante un salotto del videoludo. È vero! E infatti ho avuto un flash, per questo te l'ho chiesto quasi retoricamente. Oh mio Dio. Anzi, sei stato tu a dirmi no, facciamola insieme, sì, se non l'hai mai fatta. Esatto. Ok, quindi Genocide, poi abbiamo Bianco e Nero. Bianco e Nero 2. Sì, è bravissimo. Bianco e Nero, madò, Bianco e Nero, quanto ci divertiremo. Esatto. Sekiro c'è da fare, vabbè, insomma, ne abbiamo per anni. Hai dimenticato un'altra cosa gigante. Cosa ho dimenticato? La Metal Gear Saga. Anni. Ah sì, no, te l'ho detto prima, Metal Gear. Ah, l'hai detto? Sì, ah, sì, scusa, me l'ero perso. Me l'ero perso. No, Rispondo a un ragazzo in chat per ricordarlo a tutti, perché l'avrete sentito una volta in mesi, effettivamente. Il perché di Sekiro, da una parte, è perché Saido l'ha giocato ancora meno attentamente di Demon's Souls. L'ha giocato arcade per scoprire cos'era From Software, e quindi... Bravo, io non avevo giocato altri titoli oltre Demon's Souls. Io ho esperito Demon's Souls nel 2009. E a parte quello, è comunque un progetto attraverso il quale, ragazzi, sarà come Dark Souls 3. Io arriverò con i miei collaboratori, con le traduzioni in giapponese e gente che vive in Giappone, mi ha fatto 50 pagine di documenti sul non detto di Sekiro, Miyazaki, e sarà quindi un contenuto incredibile. Sarà una veteran run di Sekiro, ragazzi. Guarda, io ti dico questo, Mike, per farti capire quanto l'ho giocato in maniera disattenta, ok? Quando sono andato nel livello dove ci sono gli aquiloni, sì, certo, ok, sul tetto, sì, che c'è il buco e ci sta lui, il boss, ok, il vecchio, ho rushato i dialoghi, non so neanche che cazzo dica in quel punto. Perfetto. Hai presente, okay, no, che c'è lui seduto che... Lo so benissimo. Ecco, che ti fa il title drop, se non mi ricordo male, lì. Molto bene. Ecco, l'ho letto tipo ridendo, ok, voglio giocare. Quindi, cioè, questo è come ho giocato Sekiro. Ottimo, let's go. Ma perché stavano finendo le vacanze, sì, io volevo cominciare con The Dark Souls, ci eravamo già accordati, e non volevo tenermi Sekiro in mezzo alle palle, nel senso, volevo finirlo, ma avevo pochissimi giorni. E quindi ho rushatissimo tutto, la parte del bambino rushatissima, tutti i dialoghi della tipa, della bimba lì, della ragazzina nel tempio, sì, rushati. Sì. Davvero non saprei neanche dirvi di che cosa parla bene Sekiro. Cioè sì, ma come ti ricordi Metal Gear? Quel livello lì. Forse un po' di più perché l'ho giocato di recente, ma... Aspetta, ho una chat che mi parla di una certa cosa. Non so se per un istinto di speranza o se perché conoscono questo lato di te, della storia del tuo backlog, diciamo. Ok. Tu hai giocato Ico Shadow of the Colossus e The Last Guardian? Allora, Ico Shadow of the Colossus, sì. The Last Guardian... Ah, ok. No. No, ok, non serve farlo insieme, no, assolutamente. Okay. Se era tutti... No, The Last Guardian vivilo con molta pazienza. Sì, era sì, bella, sì, sì. Finale a parte. Vabbè, ne riparliamo. Ah, sì? Un po'... Elden Ring, allora. Cioè, è sempre roba che ho giocato tanto tempo fa perché era PS2. Sì, è vero. Però, ecco, meglio di Metal Gear. Cioè, ricordo di più di Metal Gear. No, ma appunto, no, tranquillo. Su Metal Gear è stata una bellissima Q&A moment quella. No, su Metal Gear, guarda, ti dico, I'm in. Ma torniamo a Elden Ring, sennò qui apriamo troppe parentesi. Quindi, cazzo, non mi aspetto che si scenda di pathos. Porca miseria, capitemi, ok? Vi sto raccontando il mio giocatore. Abbiamo ricevuto il pugno nello stomaco, l'albero madre è chiuso. E cazzo, non puoi scendere dopo una roba del genere. È proprio sbagliato, secondo me, se lo fai. Quindi, vedremo. Intanto, ho premuto continua, ci sono le fogne, e qui, esatto, dovremo scoprire che fine hanno fatto questi poveri presagi che venivano rinchiusi qui dentro con le corna non asportate perché erano di sangue nobile. Mog qui ci ha visto la dea, chissà, capiterà anche a noi? Non lo so. Quindi comunque qui Mog ci ha visto la dea, mentre Morgoth è risalito dopo essere stato imprigionato e ha comunque deciso di amare il suo aguzzino.
quindi sindrome di Stoccolma piena, direi, per Morgoth. Allora, punto 1, devi assolutamente recuperare una descrizione che ti sei perso la scorsa partita, ma prima... Yes. Basino. Ne godo, maestro. Ne Nel godo. Mentre apri il vasino, ti dico che hai trovato ai piedi di Gransax un sigillo. Quello che in Elden Ring sono i talismani nei Souls. E non l'ho letto. Ed era quello di Breccia. Sai che la breccia è la caglia di drago. Esatto. Bravissimo. Sigillo. Allora, dobbiamo andare nelle weapons. Nelle weapons. Ah, ragazzi, oggi sono partiti circa 500 ordini di SIP. Woo! Vi avviso, mi hanno mandato il video di questo magazzino di fantasia pieno di scatoloni di SIP che avete comprato a Lucca in partenza. Allora, il sigillo dei cazzi pazzi è questo. Sacro sigillo di Breccia. Sembra proprio di corteccia di albero, comunque. Eh? Questo qui è un Miyazaki nostalgico di Dark Souls 1. Sembra avere origine da una scaglia di drago antico. Potenzia gli incantesimi degli adoratori dei draghi della capitale reale. La venerazione dei draghi antichi non è in conflitto con la fede dell'albero madre. Ma certo, questo se lo raccontava Marika. Andava a letto la sera. La fede nei draghi antichi non è in contrasto con l'ordine. E cercava di convincersi. Dopotutto questo sigillo, come il fulmine stesso, è intriso d'oro. Mamma, vaffanculo, Marika. Va bene. Va bene. Però. Devi anche... Ti ordino sì. Di prendere sul serio un dettaglio. D'accordo. L'oro non ce l'ha colorato sopra Marika o qui per lei. È davvero no, certo. Intriso d'oro. E i draghi sono intrisi d'oro. Quindi quella è una cosa da prendere seriamente in considerazione. Sì, l'oro sono vai. Intrisi d'oro i draghi sicuramente, perché voglio dire, anche loro saranno bestie del crogiolo. Beh, certo. Vengono tutti da lì. Sì, tu il crogiolo è la culla della vita. Quindi ma perdonami, però ti posso fare questa provocazione? Vai. I presagi non erano d'oro? Stronza di una Marika, quelli che erano. Esatto. Era oro contraffatto? Cioè. Esatto. Capisco esatto. Che fossero dorati davvero, ma che giustificazione è? Morgoth tirava fuori pugnali d'oro, eppure per lei nelle fogne doveva sta. Quindi i presagi in toto, secondo me, comunque riportavano una aurea, perdona il gioco di parole. Quindi, voglio dire, sicuramente, come tu hai detto, a livello pratico, il fatto che la breccia sia dorata, lo vediamo qui nell'icona, suggerisce che i draghi abbiano un forte legame con l'oro, con l'albero, con il crogiolo. Sì. Però, ti ripeto, ce l'ha detto Sellen, correggimi se sbaglio, che nel mondo c'è una bipartizione massima. Le stelle... Prosegui. E la vita in terra. E la vita in terra è l'ambra. E l'ambra è l'oro del crogiolo. Guarda, c'è un ragazzo in chat che mi ricorda un dettaglio. Come che no? È uscito recentemente fuori, non tanto dal data mining, ma da qualcosa che io ritengo, purtroppo, uno dei problemi di Miyazaki, specialmente quando non si rende conto del fatto che se non ci permetti neanche in game di avere una photo mode, certe cose, ragazzo mio, artista, non le vedi, non le possiamo vedere. Ossia, allora, ora ti dirò una cosa, che spero che i ragazzi si segnino su un blocco note, perché non dobbiamo parlarne, ma ti ricordi quando chiacchierammo del... momento nel quale ci fu il mega jailbreak Sony PlayStation per certo, Elden Ring, certo. E potevi uscire fuori e c'era un orso runico all'interno di uno dei boschi da sepolcro. L'orso runico è quello grosso. Quello grosso, okay, c'era sì. L'orso, c'era un orso, c'era un mob che non c'era nel CNT. Corretto, nella foresta. E l'orso, una volta sconfitto, droppava un cuore di drago, no? Cosa che non fa mai in questo gioco. Cosa che non fa mai nel gioco. Infatti era plausibilmente intuibile come placeholder. Maybe not. Perché se tu vai anche qui, nella 1.x,
a osservare un orso runico sveglio, perché bastardi, giustamente, se dormono hanno gli occhi chiusi, hanno gli occhi di drago. Questo significa comunque che esiste all'interno dell'influenza runica, all'interno di quello che può essere stata la loro evoluzione o mutamento naturale, un percorso draconico. Certo. Quindi l'orso runico è un orso che è stato influenzato al punto da avere pupille verticali e il cuore pulsante di un drago nel corpo. O il modo in cui si evolve la vita nell'interregno è diverso da quello della scienza del mondo vero. Per quanto ne sappiamo, l'orso runico è un'involuzione, un'evoluzione del drago. In maniera diversa, certo. Quindi diciamo che le Mew sono i Pokémon e qui i draghi potrebbero essere gli antenati di tanti animali. Legandoci al crogiolo c'è parecchio su cui lavorare. Sì, sì. Altra piccola chicca prima di cominciare a esplorare, e quando cominciamo a esplorare ti dirò un'informazione che devi tenere a mente sul come giocare oggi. Sappi, e voi tutti sappiate, che per qualche ragione, una coincidenza abbastanza aritmeticamente folle, uno dei più importanti data miner al mondo in assoluto dei Souls ha sviluppato un'enorme passione per il mio lavoro e capisce un po' di italiano. Che bello! Mi ha scritto in italiano, io dicevo, come fa a scrivere? Ah beh, un italiano quasi perfetto, è un mio fanboy praticamente, e sono in contatto con lui persino in privato su Telegram. Mi ha condiviso, si chiama, no, è Sekiro Dubi, ragazzi. Ok. Mi ha condiviso l'intero spreadsheet di data mining di Elden Ring a mio uso e consumo italiano. Ho scoperto infatti che tutta la quest che io ho fatto doppiare anche per te, appunto, no, durante la tua esperienza, soprattutto, anzi, in nome della tua blindrun, ha i sottotitoli ufficiali da qualche parte nel disco e li ho trovati. C'è tutto. E diciamo che ne usciranno altre cose belle anche in questo momento storico della mia vita, soprattutto per la Veteran Run. Che bello! Quindi, mamma mia, che bello! E grazie mille allora anche a questo Sekiro. No, esatto, Sekiro Dubi, bravissimo ragazzo. Quello che posso dirti è questo. Ti faccio uno spoiler di gameplay, perché avevi splendidamente già intuito un dettaglio. Te lo confermo per permetterti un'esperienza migliore. Anche questo è lo scopo della co-op run. Hai indovinato, Francesco. Queste fogne sono una delle esperienze più iconiche del design di Elden Ring, in quanto è un altro dungeon enorme. È un altro legacy. Cioè, Leyndell è un doppio legacy. Immaginiamo. Non sei dinanzi a quattro stanze e un mini boss. Quindi, ti dico questo. Ho fatto la storia taggando di oggi, citando il Team Rocket. Perché abbiamo tutti consapevolezza, tu prima di noi, ma io ho imparato a capire il modo in cui tu ti orienti male, cioè esattamente le fogne di Leyndell. Sii pronto, sono difficilissime. Preparati, segnati mentalmente o non mentalmente ma fisicamente, okay, dove vai. Oh, merda. Così che tu possa crearti una mappa è mentale. Stata una bella live, ragazzi, ci vediamo domenica. Esatto. Enjoy. Va bene. Voglio dire una cosa prima di andare, d'accordo? Sì. È un pensiero così, una lettura trasversale, e sono quelle che più mi piace dare nelle nostre veteran barra copran. Vai. Credo che Marika in definitiva avesse un canone di bellezza soprattutto. Cioè, al di là della fede, nell'albero madre, nell'oro, eccetera, eccetera, secondo me Marika voleva accanto a sé ciò che reputava bello e fuori da sé quello che reputava brutto, ma proprio da un punto di vista estetico. E i draghi, secondo me, sono bellissimi. Motivo per il quale, a mio avviso, lei ha deciso comunque di integrarli all'interno dell'altrettanto bellissima città di Leyndell. I presagi erano brutti in culo, perché lo sono. Sono tutti pustolosi, con queste corna disordinate. Anche i talismani crogiolici, o comunque che raggiungono quel tipo di natura, sono informi, mezza ala, mezza scaglia, mezzo corno. Capito? Corno. Quindi lei alla fine, secondo me, è finita per accettare
il bello, anche i figli, stessa cosa. Godwin, cavolo, da quella cutscene si intuisce che fosse bellissimo questo Adone con i capelli biondi, lunghi, muscoloso. Un Godric l'avrebbe mandato a fanculo, fai schifo, cioè sei orbo, gobbo, mamma, vai fuori, ma levati dal cazzo, non sei mio figlio. Io voglio il figlio bello, che è anche il motivo per il quale secondo me lei muore dentro quando vede Godwin deforme, perché quella bellezza le è stata portata via. Esattamente. E è stato sfigurato quel bel figlio che lei è riuscita a fare con Godfrey dopo tanti tentativi falliti. Quindi avverto sempre di più che Marika avesse quest'utopia estremamente semplice del io voglio essere la dea di un mondo bello. Tutto quello che è brutto fuori dai coglioni, fa schifo, fuori dalla grazia, e invece tutto quello che è bello può star qui. Motivo per il quale tanti popolani a Lendel ci stavano di lusso, tipo il tizio della quest, che finiva per odiare i presagi, che devono stare insieme alla merda e al piscio, nelle fogne. Quindi, insomma, ci leggo forse qualcosa di estremamente martiniano? La chat mi cita Elisio, e infatti ho avuto lui in mente per tutto il tempo. In quella merda di giochi che sono Pokémon X e Y, quest'idea è espressa in una maniera tremenda, però c'è, poi eseguita veramente. Sai, Mike, che X e Y sono giochi che più detesto di Pokémon, ok? Però c'è proprio questa idea, no, del cattivo che vuole vivere in un mondo utopico nel quale quello che è bello merita di esistere, quello che è brutto deve morire, lasciare il posto a quello che è bello. Il mondo è troppo stretto, le risorse sono poche, devono essere al servizio del bello e il brutto deve perire per permettere al bello di sopravvivere e di popolare questo mondo. E secondo me Marika non era lontana, anzi, incarna davvero quest'idea. Cioè, vedo questa roba dei draghi aurei come la conferma. Ma perché i presagi non erano aurei? Certo che erano aurei, però erano brutti. Erano brutti e Marika ci poteva stare, che il suo però, regno. Esatto, appunto, non ricevono la grazia. Comunque. Sì, ma allora, la grazia chi la dà, al solito? Questo è un regalo da parte di Mike. La grazia chi la dà? Lo abbiamo detto l'altra volta. La grazia ci ha portato all'albero madre, ma l'albero madre è chiuso. E la volontà superiore ha abbandonato questo regno, quindi di guidarci lì non penso abbia proprio interesse. Quindi chi è che fa vedere o meno la grazia? Marika l'ha tolta. 45 minuti di intro nostra. Come? Ecco l'ultima domanda dei nostri 45 minuti di intro. No, hai ragione, però... No, ma... Ah, non è un caso che li abbiamo fatti di nuovo. Si parlava appunto dell'essere arrivati ai climax, quindi. E quindi. Allora sappiamo che qua i presagi sono potentissimi. Quindi Osho. Ma potentissimi, maestri. Adesso le faccio vedere un tutorial, guardi. No! Aspetti, le faccio vedere come si fa a fare un presagio, guardi. Me l'ha insegnato Batibidia. Guardi, le faccio vedere. Ah, guarda, vomitano anche oro. C'è più di così? No. Vedi, Vati mi ha insegnato male. Puoi dissarlo ancora se vuoi. No. Poi ti fai parriare? No, ho sentito rumore di parry e di umiliazione, ragazzi. No, ho sentito un rumore di umiliazione. Dai, non sto riuscendo a perriarlo. Esatto, Vati è il maestro di Wish. Dai, che ce la fai. Non spammare. Non vedo neanche che cosa sta facendo. Basta.
Maestro, sarebbe così gentile da sedersi alla grazia con me? lo faccio subito. Subito. Aspetta. Ho sentito un altro rumore di umiliazione. mi hai despawnato. Ok, arrivo. Grazie. Eccoci. Maestro. Non è successo niente, l'intro non è ancora finita. Grazie mille. Quindi dicevamo, ma chi è che dà la grazia? Non lo so. Non i presagi. Maestro, stia attento, sono forti i presagi. Faccia attenzione, allora, faccia attenzione. Ti metto la polverina. Ehi, ehi, vomitino. Sabato sera a Leyndell. Questi sono i navigli di Leyndell. Sei girato. Ok. Allora, raga, cominciamo a orientarci, ok? Qui non c'è un cazzo, ma mettiamo la lucina. Bravo. No, lo faccio quasi subito adesso, sono bravo. Finiamo prima tutta... Perché qui c'è una scala, ma finiamo... Puliamo prima tutta la parte bassa e vediamo quali sono le opzioni. E qui c'è un'altra porta. Mm-hmm. Poi... Delle scale da destra. Aspetta, aspetta, che pulisco. No, ce l'ha col mago. No! Lo stavo perriando. L'ha interrotta. Ok. Allora, okay, eccole qua le scale, le ho viste. Qui da dove siamo entrati, perfetto. Sì. Le scale sono a destra. Qui non c'è un cazzo, quindi per ora... Tre opzioni, scale alte, scale basse e porta, che però non sappiamo se si apre. Scale alte e da dove siamo arrivati? Ah sì, ok, l'ultima volta però... Cioè, nell'ultima live, non abbiamo mai usato le scale. Ok, 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 non me lo ricordavo, ho fatto bene a dirmelo. Bravissimo comunque, agile. Impegna molto. Sì, sì, bravo, bravo. Quindi le scale alte e da dove siamo arrivati, va bene. Sì. Presagevole la... Cosa? Maschera intrisa di sangue. Ah, ma è Griffiths. Maschera formata da bende strettamente avvolte in bevute di sangue. Persino un mascheramento di siffatta bruttezza è più invitante del sembiante purulento che serve a celare. Come cazzo è scritta questa? Va bene. Va bene, va bene, ho capito. Beh, però questa non sembra per i presagi, è più per... No. Sì. Gente malata. Questo che cos'è? Bioshock sotto, ok, perfetto. E qui... Eccoci. E qui siamo arrivati. Quindi le opzioni sono tre. Buttarsi di sotto qui non si farà. La porta, le scale che scendono sempre giù e che verosimilmente sempre in questa direzione vanno. Proverei la porta. Andiamo. Che secondo me è chiusa. Godo. È un chiusa. Punto in meno al quindi caos. Scendiamo, scendiamo di sotto. Andiamo. Andiamo per le scale. Si scende giù. Oh, ecco qua, un po' di merda. Città infamica la situa qui, eh? Eh sì. Guarda, guardi, maestro, guardi. Venga qui. Prenda il binocolo. Quella è merda. La vede? Quella è proprio... Questa qui è proprio merda. Proprio merda. Ecco perché c'è il Dan Gitter. Sì. Ah, è giusto. È Merdapolis. Cioè, è tipo come sta al Penny Market per il Dan Gitter qui dentro. C'è il reparto merda sciolta, quella un po' più solida. Lui sì, sì, le palline. Le palline, bravo, bravo. Vedo che è un esperto lei, maestro. No! Non è possibile. Mi sono distratto, c'era troppa merda, ero troppo attratto. È solo l'inizio. È appena cominciata. Aspetta che arrivo. Buttati, buttati, fatti male.
No. No. È vicinissima la grazia. Ok. Puff 0, gravità 1. È cominciata bene comunque questa diretta, devo dire. Alla grande. È una di quelle dirette, secondo me, molto divertenti alla Sense Fortress che rimarrà negli annali. Maestro. Ok, dicevamo. Dicevamo, quella è merda. Ah, ma perché vedete c'è un buco qua. Sì. Da fare dell'Elden Platforming. Oppure quello da che portarsi... ti piace. Quello che ti piace tanto. Ma da morire, ma poi sono forte, capito? È quello il fatto. Allora, sotto c'è un'aragosta. Che sappiamo bene essere l'essere più vicino al drago in questo gioco. Sì, esatto. La chart di evoluzione è aragosta, drago, orso. Cioè i draghi vengono dalle aragoste. Sì, ok, ok, quindi esatto, ma l'aragosta forse è l'evoluzione finale. Sì. Una freccia serpente. Sento un rumorino. Più d'uno. No, ma di scarabeo. Madonna, si devo andare piano. Cosa non mi ha fatto fare in blind quel rumorino? Ma guarda. Dio, madonna! Ok. Bravo. Questa sarà molto utile. Guarda cosa facciamo, eh. Gianfrancone di merda. Quanto godo. Che fai? No. Non no. Dove sono i cucri? Grazie. Hai un maestro. Incantatore. Allora, okay. Qui c'è uno scarabeo che fa plim plim plong. Cerchiamo di capire dov'è. Non è giù. Sì, non sembra visibile qui. Andiamo avanti per ora, tanto non abbiamo altre scelte se non andare avanti. Adesso possiamo fare un butto. Sì. E... però è uguale, se non facciamo il butto comunque andiamo di qua. Vero. Quindi non farei il butto. È arrivato Gianfranco. Oh no. Rolla almeno possibile. Sì, c'è ragione. Oh no, ho finito il mana. Attento. Gianfranco Regabolli. Comunque io non ho lendato una hit. Lendato. Sì, scusami. La smetto subito. È all'Endels lendano le cose. Oh, testa di demone lupo. Oh, good drop. Leggiamo. Copricapo ricavato dalla testa quasi intatta di un malevolo golem. Assomiglia a un lupo e conserva tracce di vigore lupesco. Ehi, Joel. Mimetizzazione. Si confonderanno sicuramente. Lo senti il mio vigore lupesco? Eh? Tesoro dell'avventuriero. Prendiamolo. Ora vorrei farti notare che qua dovresti avere le armi più 6. Qui dovrei avere le armi più 6? Circa. Eh beh sì, perché la pietra che abbiamo preso. Ma non è colpa mia, Miyazaki, è colpa tua. Non è che ho usato cheat, non è che ho usato l'action replay. Aspetta, che qui il maestro mi ha fatto paura con questa cosa dell'Oriente. Fatto bene. Allora, qui possiamo fare il sacro butto, ma come sapete il butto è sempre la cosa finale da fare. Finché si può tornare indietro, quella è la strada giusta. Ma infatti il vecchio saggio diceva: finché non hai fatto tutto, non fare il butto. È così. E infatti il termine farabutto viene da quello che fa il butto prima del momento. Attento, c'è Giovanni Rana! Io ero completamente disattento a quello alle spalle. Ce ne sono due. Oh no. No. Maestro, mi ha fatto sesso. È andata proprio come doveva andare. Sono morto anch'io perché ho voluto provare a fare la cometa. Bene. Vedete, la differenza tra me e il maestro è che se io muoio
Se il maestro muore, muore perché stava provando a essere Chad. Vabbè, ma perché le tombe, cioè le fogne di Leyndell per me sono un po' le tasche pulite ormai. Lo so. Io ho uno dei miei episodi finisce con un cliffhanger ed io completamente esasperato per trovare uno scarabeo che scivola e cado. Okay. E ho messo la musica Here Comes the Sun mentre stavo imprecando tutti i bello. Sì. Allora, oh, no, di nuovo. Not again. Sono stato impulsivo. Ok. No, ti prego. Posso farti del pagamento? Fatemi rimettere un attimo i cazzi qua. Tant'è comunque quello alle spalle non mi ricordavo che c'era. Ho preso la benedizione delle fogne di Leyndell. Welcome to Elden Ring. No, ti prego. Ok. Quanto è forte quest'arma? Io? No, mi riferivo alla weapon art che ha il mio... No, le tue dual, vabbè, figurati. In questo caso stavo premiando la mia, perché fa danno magico puro, quindi è abbastanza cattiva. Allora, maestro, stia attento. Yes. Adesso ne luriamo uno. Vieni, bro. Ok, qui dove c'è congeniale, vieni qua. Ho tutto il non male. Non conviene metterlo sulle scale. Guarda. Minchia. Yes. E uno è fatto. Adesso siamo di nuovo all'inizio. È la porta. Sì, in fondo alla stanza. Riaccendi la torcina. Corretto. E quindi tu l'avevi già aperto prima? Da dove è uscito il secondo? Il secondo non ho idea da dove è uscito. Ce n'erano due. Ci ha fatto un dispettone. Hai raccolto qua l'oggetto dove stavo io? Si è riprodotto. Un oggetto dove stavi tu? Qui. Questo è dove sono io qua? Sì, penso di averlo preso prima, ma non ho visto. Ok, è un incantesimo. Ok, perché stavo morendo, quindi sono scappato. È un incantesimo. Yes. Mi sai dire quale? Sì, aspetta, Mi sa che è un miracolo, non un incantesimo, non so niente di nuovo. Ma il fatto è che i miracoli si chiamano incantesimi in Elden Ring. Ah, ok. Scusami, io lo trovi, non ti preoccupare, ci ho messo 100 ore. Esca delle ombre? Vai. Sì. Eccolo. Incantesimo dei servitori delle due dita che un tempo svolgevano, sempre loro immaginavo, il ruolo di assassini per la rocca della tavola rotonda. Genera una pallida ombra dorata al cospetto dell'esecutore, l'ombra tira su di sé l'ostilità dei nemici umanoidi. Questo incantesimo può essere lanciato in movimento da covacciati, ha effetto anche sui nemici impegnati in combattimento. Si dice che chi cede all'inganno dell'ombra scorga in essa le sembianze di un acerrimo nemico. Questi assassini erano molto bravi, molto preparati. Quindi abbiamo aperto uno shortcut. Sì, decisamente. E io ho finito il mana. Gancopoli! Who will win? 1 million vomiti o la gravità del generale Radan? Eh? Coglio. No, poverino. Ok, quindi non ci resta che... Hai due strade. Diciamo che ti faccio andare lì di sotto. No, perché due? Una. Due. Due, ok, sono confuso. Sei confuso perché è un classico, non devi sentirti colpevole. Appena hai visto un percorso, hai fatto un'azione e te lo sei dimenticato. Ok. No. Nessuna colpevolezza. Nessun Sono qui per questo. Allora, io adesso posso andare giù qui?
Sì. Oppure puoi fare il da te chiamato sacro butto. Ah, il sacro butto, certo, è vero, hai ragione. Ma il sacro butto non si fa ancora. No, andiamo di qua. Va bene. Sacro butto non c'è, there's no turning back. Fai il buttino. Questo è il buttino, questo va bene. Sì. Sì, non è che tu hai le gambe delle aragoste, eh? Cioè, scendi e non sali qua. Vabbè, ok, però è un buttino minore, un minor buttino. È un buttino minore. Ok. Giorgio Pancaccini. Ok. Maestro, non so se lo sa, ma i presagi nel tempo, dovendo vivere qua, avevano sviluppato un'economia tutta loro. Si basava sul baratto, come può vedere. Usa le pietrine. Oddio! Allora, intanto qui c'era un buco. Allora, noi siamo scesi da qua sopra, vero? Sì. Ecco qua. Allora, qui c'è una strada. Usiamo la pietrina, dai. E... però aspetta, sì, ce lo mettiamo qua così sappiamo di non averlo fatto. Esatto, usa le pietrine su dove non sei andato. Facciamo così. Dove sono le pietre arcobaleno del maestro? Eccole qua. Questa è rossa come la passione. Ok. Mamma mia, come siete resili. Aia. Tu conosci gli Slim Dogs? Sì. Mi hanno passato una mod dove c'è Goku come personaggio di Elden Ring e fa solo quella roba lì. È la Goku mod. Capisco. Oh no, c'è una scala. Cosa significa? Altra strada? Non posso tollerarla. Ho raggiunto il massimo della mia RAM. Le piantine minori sono... ah, non esistono piantine minori, è tutto parte di un unico piantame. Quanto sono toste ste cose, oh. Maestro, fanno veramente male. E più che altro sono delle spugne. Sì. Bene. Ma sono deboli al fuoco. E io purtroppo non ho fuoco, poi correggimi se sbaglio. No, non c'è, cioè, puoi craftarlo, fare cose, ma... Allora, continuiamo dritti per ora. Oddio, sesso! Mia mamma mi ha toccato le palle! La situazione, maestro, sta sfuggendo di mano. Oggi Pav è... spaventato e quindi fa copium con... sì, esatto, con le battute. Non ti è partito un dialogo? È partito qualcuno che stava molto male come sui navigli il sabato sera. Fa... e basta, però ti assicuro che non ha detto nient'altro. Ora sì. Eccolo! Ormai anche lui si identifica nel mangiamerda. E liberiamolo. Ehi, bello. Ti ricordi di me? Fammi bere, va. Non muoio.
aspetta, ma quindi porta sempre alla prima ampolla, giù. Sta guardando il muro, il ragazzo. Sta guardando il muro. Lo sta prendendo a testate. Ah, sì, hai ragione. Cioè, l'ho fatto prima. Completamente impazzito. Cioè, non... lui non lo fa? Ok, va bene. Allora, seamless momento. Ok, vieni qua. Ah, dovrebbe prenderlo a testate davvero? No, non puoi perdere, ma sì, certo, non sta... Infatti mi sembrava strano che tu dicessi, ma come lo sta guardando? Allora, aspetta, facciamo una cosa. Chiudo il vasino. A questo punto io me ne vado, tu chiudi il vasino e fai un bel alt F4. Va bene, disinstallo? Mi faccio anche bannare da Twitch, Resetto il canale? Vabbè, allora, chiamo i signori di Twitch e gli chiedo qual è il modo più... Allora, adesso io a questo punto faccio Exit to Desktop. Sì, poi devi cancellare System32, se non sbaglio. Cambia comune... Ah, dobbiamo cambiare anche comune di residenza, va bene ragazzi, ok. Formatto. Allora, facciamo così, così si riparte. Devo dare anche la stream key a Mike, va bene, faccio subito. La devi scrivere in chat. Ok, ok, ora sta dando testate al muro davvero. Ottimo. Ah, ok, 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 ora ha molto più senso quello che dice. Poverino, è completamente impazzito. I am the Dungator, a scourge upon the living. Who are you? Fuori dalla prigione. I've been here long enough. I will kill again and defile each corpse with care, just to be sure that when they're reborn, they'll be cursed along with their children. Completamente pazzo. Ma perché lo stiamo liberando esattamente? Ottima domanda. Fondamentalmente perché te l'ha chiesto. Sì, ma solo per ucciderlo, perché cioè è sbagliato averlo a piede libero. Sì, diciamo che è una difficile sfida di roleplay. Se hai un certo personaggio, non lasciarlo qui. Ah, poi riprende come se niente fosse. Cioè, in realtà io gli ho chiesto di andare fuori e lui continua a prendere a craniate il muro, vabbè. Però mi sa che appena mi siedo la grazia... Anzi, facciamo come i veri giocatori. Esci dal gioco. Oh! Ragazzi, è qui ho preso la laurea in Souls-like. In Souls, non Souls. È successo alla fine. Infatti non c'è più. Sì, qui andava ucciso, ma non l'avrei fatto neanche in Turbo Blind per i fatti miei. No, perché non puoi farlo. Chiaramente se lo ammazzi qui la questline finisce. Però di roleplay è una scelta che è assolutamente comprensibile. Apro il vasino, va bene? Fammi pensare, sì, non c'è assolutamente altra ragione per non farlo. Vabbè, c'è solo Godfrey. Non penso che Godfrey sia nelle forme. E ora invece è il boss finale. Arriva. Tra l'altro, dove cazzo è Godfrey? È apparso per un attimo come presenza aurea dentro l'Eindel, ma è finita lì. Ed era più una magia di protezione in realtà che un reale presagio di una sua presenza. No, no, ma assolutamente la... Guarda, ti posso anche confermare una cosa. Ti faccio notare un dettaglio che avresti potuto discutere con me magari molto più tardi, perché avremmo magari aperto le porte al rivedere Keyart, eccetera. Ma te la faccio semplice. Sì. Se tu adesso... provi a ricordare, non è necessario che te la faccia rivedere perché è un tempo che non vale la pena investire per un dettaglio.
ma se tu ti ricordi la key art di Godfrey, lui ha... La key art qual è? Quella con... Quella su, di profilo. Che sembra che cammina sull'acqua, sì. Ok. Esatto. Quella che comunque è il poster che ha Godric a casa perché è un... Sì, sì, sì. Fanboy. In quella zona, che possiamo anche andare a rivedere dopo... Io sono sceso, eh. Sì, sì, stavo pensando di andarci, ma non valeva la pena. E, ops, ok, sto bene. Tu puoi vedere che ha un'ascia, mm-hmm, che sembra un'ascia normale. Una sorta di alabarda, un'ascia d'asta lunga. Il fatto è che è un po' un'illusione ottica, perché la parte posteriore di quell'ascia sembra avere un uncino. Quello non è un uncino, è la parte spezzata di un'ascia bipenne. Okay. E l'ascia bipenne è quella che usa nella rimembranza. Huh? Quindi è ovvio che non sia Godfrey. Che non sia lui, certo. Perché la sua arma lì è ancora non rotta. Maestro, quella è merda. Decisamente non il posto per me. Ah, ho visto la locanda di Sblumbo in condizioni peggiori, Joel. Sono caduto. Sono lumache fatte di merda. Un po' sporche. No, Joel. Mi dispiace. Andrò avanti senza di te. Aspetta. Qui c'è Merdapolis. Fammi mettere una cosina qui. Sì, io arrivo. Good. Ok. Oh god. Ok. Comunque questo ancor più che Legacy è proprio level design Souls della trilogia. Sì, sì, sì. Assolutamente. Bello, è il mio preferito. Comunque all'interno di tubi che si intersecano continuamente. Ma quello non è mi Godfrey. Sembra che stia seguendo il mio consiglio. In che senso? Che ti stai infilando non no. solo letteralmente in un mare di merda. Guarda, guarda, ma anche... ti so dire da dove vengo, aspetta, guarda. Okay. Guarda. Qui ho messo il sassolino. E infatti è qua. Hai messo il sassolino. Ah, non bravo. Lo vedi? È qua. Bravo. No, no, perché sono. Ah, sì, ora lo vedo. Okay. No, non è vero, non lo vedo. Però ok, ok, ci sta, ci sta. Bravo. Ok, sono orgoglioso. Bravo, bravo. No, no, no. Per ora ci sono. Incredibilmente ci sono. Mi preoccupavo per te, perfetto. Poi. Questa non si apre. Ma lui muore da qui. Controlliamo, Miyazaki. No, non ho mana, vaffanculo. Faccio io. Funziona. Oh no, oh no, 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 no. Non mi piace, andiamo via. Comunque da qui non si apre. E qui è tutto finito, e qui? No, non ci sono le fogne illusorie. Beh, allora abbiamo fatto, torniamo al sassolino verde. Nice. Lumache fatte di merda che mangiano merda. Qui si sale. Stavo per cadere malissimo. Vabbè, non ucciderò questa lumaca. Sì, comunque si sale. Freccia di pietra arcobaleno. Cosa quindi fa luce? Sì. Ah, fatto a posto. Allora, c'è uno scendo e un salgo. Allora, aspetta un attimo. Mettiamo un pietruzzo qui nello scendo. Mm-hmm. E ricordiamoci di farlo. Intanto andiamo di qua. Oddio, oddio, oddio. Ma vomitano anche merda. Secondo me vogliono entrarci nel culo. Maestro, perché lei è fermo lì? Ho paura quando fa così. E purtroppo non c'è la borderless. Ah, okay. E ogni volta che devo scrivere qualunque cosa deve paralizzarsi, povero Joel. Devo mettere una paccina.
Ho avuto paura, oh, maestro. Ho pensato che fosse arrivato il momento del gioco. Oddio. Okay. Siamo un'uscita. Questa è un'arena. Questa è la mia arena. Vincerò, Joel, per te. Farò vedere quanto sono diventato forte. Guarda, non riesce neanche a vedermi. I miei movimenti sono troppo veloci, come in uno shonen. Hai visto? Troppo veloci, ti ho detto. Oddio, sono due. Joel? Ho vissuto la scena più divertente della mia carriera di Cobra. Perché? Perché ho visto una scena indimenticabile. Oddio, sì, onda energetica, oh no? Ero lì seduto mentre tu parlavi e c'era il presagio che scendeva le scale lentamente dicendo ora lo inculo. Ce n'è un altro ancora, ma sta risalendo, ha cambiato idea. Eh sì, perché la sfida in teoria è questa trappola terribile in cui ti arrivano tre presagi incazzati come faina. Sì, ma uno è andato via. Sei stato graziato. Joel. No ragazzi, gli shonen sono banditi a Sblumbo. Cioè è tipo come in Cina, non si possono vedere. Perché presentano un eroismo tossico. Ok. Very good, ho finito tutto, raga. Quindi è il momento saetta. Bene così, assolutamente non sprecato. Io ancora non ho la mia grande runa. È vero. Cioè, tu stai giocando ancora Runeless? Sì, anche se Runeless la descrizione dice che se la usi prendi il 10% di HP in più. Not bad. Questa roba qui potrebbe essere rotta, no? Però non ha crepe. Allora, ricordiamoci che c'è ancora un giù da fa. Ah, questa è la porta. Vediamo se c'è il crocifisso de Marica qua. Del multiplayer. Se c'è, ci siamo. E invece no, è un'altra porta. Allora, aspetta che sento uno scintillio, però. Ok. Ok, perfetto, siamo all'inizio. Torna indietro. Bravo. Finiamo prima i tubi. Ok? Certo. Tanto abbiamo lo shortcut per lì. Esatto. Mi sembra un'ottima scelta. No, ancora più indietro. Sì, qua non ci siamo mai stati. Ecco, esatto. Qua, perfetto. Via della pietra bianca 37. Di San Pietrino. Oh no. Oh sì. Finché non è quello cattivo. Sì, sì, ma tanto arriva quello cattivo. E arriva. Guarda, qui dentro. Questa è roccia naturale. Le fogne strabordano. Non soltanto in una grotta sotterranea, ma in una sorta di fossa comune terrificante. È vero. Eccolo qua, quello cattivo. Lo volevi? Io non c'ho... No, ce l'ho il mana. Ce l'ho. Dov'è? Dov'è? No, non c'ho il cazzillo, piritillo. Ok, perfetto, è fatta. Sei morto? Ah no, l'hai ucciso. No, no. Madonna, che Chad che sei. Ho dovuto andare full in perché sennò questo ci purgava. No, ma stavo tirando fuori. Ricordati che con la cura. Quello stavo facendo, stavo equipando il sigillo. Bravo. Stavo tirando fuori il pisellino. Ragazzi, Pav ce l'ha cortissimo. Mezzo centimetro da eretto. Perché in realtà lagga. Sì, sì, esatto. È il pisellino di Schrödinger. Questo è quello che vedevamo dall'altra parte. Eh sì, è lui. Allora, questa è l'unica uscita?
Da qui non siamo arrivati. O sì? Fammi vedere se c'è la pietra bianca. No. No, qui non siamo arrivati. No, 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 no. Allora stai fermati. Fermati. Fammi vedere se qua c'è nulla. Ok, non c'è niente. Possiamo andare. Oh, e invece qui c'è il verde. Facciamo un double check. Io la vedo bianca, ma sì. Vabbè, sì, 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 no, ovviamente non si può pretendere, ma perché tu le vedi di colore diverso. È normale, sì, sì, sì. Allora, okay, qui da qui siamo arrivati. Qui non c'è niente. Pisol, pisol. Ok. Non c'è nulla, però. Eh no. Quindi questa era solo una fossa comune, fine. Non ci abbiamo trovato sì. Nulla, però. Un materiale di livello più alto del solito. Ok. E questo qui che mi sa che è imprigionato... No, però c'è un oggetto viola, quindi in qualche modo si deve poter entrare. Sicuramente c'è il modo, sì. Ma non questo. Nice. Intanto. Non questo. Sto pensando, forse dobbiamo calarci da una grata dall'alto, è l'unico modo. E questo Altus dov'è? Di qua? Ah sì, cadendo qui forse. Nice. Proviamo? No. Almost. Loro sono di qua, vero? Qua a sinistra sono, sì, infatti. Però mi sa che è qualcosa del genere, eh. Forse dove eri caduto tu la prima volta? In effetti i fori sono a loro volta un percorso, quindi bisogna provarli. Allora. Allora, qui dove sei caduto? Sì. Ed è troppo a destra, quindi vediamo se riesco a cadere un po' più a sinistra. Tipo qui. Qui. Proviamo. E qui. No. Dai, ti prego, ti pago. Bonificarti. Evviva! Bonificus totalus! È incredibile, per orientarmi serve il maestro che mi mette ansia. È fatta. L'ho fatto apposta. Ero pronto. Il potere del maestro, è possibile trovare l'orientamento. Ok. Ora qui ritroviamo... Tanto... Il foro iniziale. Quello in cui ero caduto io all'inizio. Sì, hai ragione. Che però è ancora più indietro. Ed è... Quello che hai appena superato prima. Ah, ok, era quello? Mm-hmm. Pensavo fosse l'ultimo. Cioè, il penultimo. Via. Eh no, è questo allora. Ah sì, è lo stesso. È nulla, meglio, perfetto. Perfetto. Il maestro voleva vedere se ero attento. Certo. Ma certo. Quale scontatezza. Guarda la manovra di Valsalva. La vedi? Tu non sai quanto sono impazzito in blind qua per tutti i suoni che sentivo. No. Mamma che incubo. Sì, perché è pieno di scarabei che non vedi. Joel, la sai fare questa mossa, guarda. Non so come è sempre. Adesso dobbiamo fare i farabutti. Sì. C'è la porta che abbiamo appena aperto. Aiuto. Quella di legno. Ah sì, per lo shortcut, dici? No, per andare avanti. No, aspetta, io volevo fare il butto. Ah no, aspetta, questo è il Dungeater. Non si può tornare indietro dal Dungeater. Oh no. It has begun. Ci hanno rubato il talento. Sì, abbiamo aperto la porta per andare avanti. Però c'è il super butto da fare con l'aragosta. Sì, ma devi tornare indietro. Beh, mica tanto, c'è lo shortcut che abbiamo aperto. Esatto, bisogna uscire da questi tubi. Mm-hmm. Ora ragioniamo su cosa fare prima, dai.
Eccoci qua. Ok. Choose your destiny. Eccoci in via degli stronzacchioni. Allora, quella è la porta aperta, d'accordo? Quello è l'indietro. Facciamo uno sbircio. No. Prima il... Oddio, però forse magari sarebbe meglio trovare una grazia. Proviamo ad andare avanti da qui, speriamo di trovare una grazia. Appena la troviamo, teleport indietro, butto, ok? Proviamo. Ah, ma qui ci muore Patch in Dark Souls 3. Stavo pensando alla stessa cosa. Davvero? Sì. È amore, maestro. Mi sa che questa è via dei sessi, però, perché... Non è una buona idea. Però ci deve essere una strada, aspetti, maestro. Vediamo. E intanto suonino gli scarabei, fatti apposta per confonderti. Ok, guardi, maestro, guardi bene. Come in Dark Souls 3. Sì! Un suonino scarabeico in meno! Fanno? Non stanno bene. No. Che bello sto dungeon, sta piacendo a morire. Fantastico. Ecco, loro probabilmente sono quelli che a un certo punto, dopo essersi mascherati per nascondere il loro faccino purulento, sono marciti definitivamente. E qui? Aspetta. Qui c'è Donkey Kong Country? No, invece no. Non mi sta sfuggendo alcuna strada, corretto? Corretto. No, ti sto seguendo. Qualora accadesse, non ti avviserò subito. Ma quasi. Ok, aspetta. È il momento di pietra, fermo, fermo. Aspetta, ma quella pianta... No, non è la stessa. No, non è la stessa. Tranquillo, so i tuoi pensieri, li ricordo e li conosco. Li ho vissuti. Oddio. Dark Souls 1. Attento. A differenza dei cani, qui loro sono più forti che in qualunque altra Souls. È vero. Ma lui? È quello che vedevamo dall'altra parte. No, ferma, una quest. Non è vero. Beh, la porta non l'apriamo? In che senso? C'è una porta? C'era una porta lì. Uno shortcut. Dove l'hai vista una porta, scusa? Qui. Oh god. Non si apre da questo lato? Oh, ok, ricordavo al contrario. Perfetto, meglio. Segnatelo a mente. Dobbiamo fare il giro. Questa è un'arena di valore. Un'arena of valor. Andiamo. Non hai mai visto questo attacco, te lo ti avviso intanto. Lo vedo, lancia tipo delle robe auree. Quasi come gli spettri di Gael. Sì. Questo ha più HP ed è più forte degli altri, vorrei fartelo notare. Sì, e io è sono importante. Senza Estus. Allora subentra anche il Joel. Tranquillo. Che male. Ce la faremo, ce la faremo. Ce la faremo, certo che ce la faremo. I tuoi HP dove sono? Sono vivo. Infante del presagio è un talismano.
No, perché tu continui a non vedere le icone. È un consumabile. Infatti ho chiuso gli occhietti dopo aver detto un talismano, sperando che fosse un talismano. Consumabile. Consumabile. Dov'è il consumabile? Vabbè, facciamo ordine d'acquisizione. Bambola di un infante. Mamma mia. Afflitto da una maledizione, a detta di Malika quantomeno, consuma PA per evocare spettri che braccano i nemici. Agli infanti dei presagi venivano asportate le corna. Agli infanti dei presagi, quindi i presagi potevano riprodursi. E con chi? Beh, in inglese è omen babies, sarebbe da controllare. Allora, agli infanti presagi c'è un day di troppo. Sì. Ok. Sì. Agli infanti non di stirpe reale venivano rimosse le corna, esatto, causandone spesso la morte. Feticci simili venivano realizzati per ricordarli. Okay. Cioè, praticamente li uccidevano pur di togliergli le corna, capito? Sì, sì. Ti prego, non odiarmi, non maledire il mio nome. Quindi loro gli toglievano le corna sperando che... Cioè, sperando. Per gli toglievano le corna perché gli facevano schifo. Sì. Detto questo, morivano nel processo. Io intanto ho fatto... Ti prego, non odiarmi, non maledire il mio nome. Quindi chi faceva queste asportazioni probabilmente poi aveva paura, esatto, di essere maledetto. Ma io credo che sia una citazione di quello che dicevano i... Ah no, Orcus, no, sì, è vero. Parla, è colui che lo faceva. Capito, ti prego, non odiarmi, bambino, ti sto togliendo le corna. Sì. Non maledirmi, per favore, lo devo fare, esatto. Perché è così, perché fai schifo. Sì. Ti ho curato, hai visto che dolcino? Joel, sei il migliore. Vieni, ti do questo 100 piedi aureo. Non è un caso che ci sia un 100 piedi aureo. No. È anche, esatto. Allora, da qui siamo venuti, quindi prendiamo la scaletta. Eh sì. Però aspetta, c'è ancora lo shortcut da aprire. Controlliamo che non sia accessibile. Uno scrupolo di sicurezza. Probabilmente no, però... No, non è accessibile un cazzo. Però fammi tornare indietro per la sicurezza massima. E infatti Bapanada. Ok, possiamo andare. E guarda dove sto guardando. Oh no, cosa ho dimenticato? Nulla. Stavolta no, niente, no. Stai andando alla grande. Okay. Hai anche trovato subito questo percorso che è molto nascosto. Vediamo un po'. Ok, sì, è merda, maestro. È una piccola tomba. Ah, ok, pensavo che tu mi stessi facendo vedere questo fiume marrone di merda. Ok, la vedo. Ecco la shitstorm. Ok, sì, la vedo purtroppo. Questo è un momento Goober. Sì. Maestro. Sono qui. Lo vedi, Paolo? No. Non va bene. Mi sto fortificando. Ah, nel momento in cui smetti di sentirne l'odore, ti concentri sui sensi. Lo diceva sempre il mio maestro. Nel fiume di merda, che la tua strada non si perda. Sì. Per 100 lunghi anni ho annusato lo sterco. Fino a che i sensi si sono acuiti e come Daredevil sono riuscito a separare la puzza dal profumo. Non è vero, Joel, non è mai successo. Andiamo. Eccoci. Non riesco a salire, ok. Sì, no, sì. Esatto, ragazzi, quello è il finale del mangiasterco. Cos'è quella roba? Ah, è un demone? È merda, ah! No. Questo è il meme della serata. Quello è merda. Finito. Ma quella è merda. Basta che coglione. Bravo lui, bravissimo. Ma no, sta benissimo, cazzo, un treno. Brava, giocava Smash lui, ha cambiato pedana. Non penso che sia possibile fare del salto Souls. No. Quindi quello è too much. Ma siamo in un posto speciale.
Ma è il butto. E allora aspetta, però... questa è la porta con il multiplayer. Hai chiamato il segreto dei segreti del dungeon, eh? Vediamo, vediamo. Sì, godo, questo è l'inizio. Ok, perfetto. Sediamocela, grazie, non ho niente. Ok, the shortcut. Ottimo. Bene. Sì, con quella weapon art si può fare il salto, ragazzi, ma non l'abbiamo. Io con la mia weapon art quasi mi cago addosso. Posto. Torniamo dentro... qui. Però torniamo dentro qui un cazzo, non ci possiamo fare infatti, niente. E quella roba mi sa che va calciata, perché non porta a nulla la scala, altrimenti. Mi sa che è arrivato il momento del sacro butto. Qua abbiamo già dei percorsi che non sono accessibili in altro modo, eh. Non questo me ne sono tubo, reso conto, sono sincero. Questo tubo non puoi esplorarlo dal basso. Allora, vediamo. Intanto sicuramente, perché questo tubo non è un... Ciao, bello. Bravo. Oh mio Dio. Attento. Sento ancora quel cazzo di scarabeo di merda. Fammi controllare dove è possibile buttarsi qui, va? Allora, vai. Ti puoi buttare qua subito, ma lì raggiungi il luogo dove sei già stato. No, infatti, qua sotto. Ok, in teoria, se mi butto qui, poi entriamo lì, ci sta, facciamolo. Smart. Mi butto qua sotto. Bella, quasi mancato il bersaglio, è stato fighissimo. Vai giù, bravo. Qualcuno ci sta tirando la roba. Lui era un po' rincoglionito. Te l'aspettavo. No. Questa è la scala. Sì. Beh. Godo. Beh, caliamoci. Se caliamo, aspetta, aspetta, aspetta. C'è un tubo. Se ci caliamo, torniamo indietro, perché siamo già stati sotto. Beh, sì. Perché noi siamo saliti dall'altra parte. Sì, esatto. ha senso. Non avevo visto l'altra scala. Usiamo il sacro butto intermedio. Oh mio Dio, c'è un presagio che sta facendo su in giù, è carinissimo. È indeciso sul da farsi. Questo tubo non l'abbiamo mai potuto esplorare, allora. Bravissimo. Ma qui è possibile fare il Nacho Vargas. Facciamolo. Bravissimo. Hai colto la cheat? Ma certo. Alla puntata in cui si nasconde. Bravo, bravo, qui bravo. Qui c'è una porta. Aspetta. E c'era anche un'altra strada. Sì, ma ti seguo. Stiamo facendo le fogne in gran modo. Allora, mettiamo un pietra qui, ok? Sì. Bene. Il Super Mario anche, avete ragione. Oh, eri tu che facevi sto casino, bastardo. Solo per darci fastidio. Oh no, già. No, fermi un attimo, ok. Allora, qui siamo entrati. Adesso possiamo fare il su o l'allato. No, l'allante lo facciamo adesso, mentre qui... il dopo. Poi qui c'è un altro biforcazium. Qui pietra e andiamo di là. Ah, oddio, però qui non c'è niente. Aspetta. No, invece qualcosa c'è, quindi fanculo. Facciamo dopo. Continuiamo per di qua. Tinini. Oh no. Ok. Oh, c'è un altro. Vabbè, fanculo a lui. Seguiamolo per ora. Vieni. Oh, qui c'è lo shortcut. Qui c'è il porta. Dai, qui c'è il porta. No, non c'è il porta. Porta, puttana. Vabbè, comunque non c'è niente. È un culo di sacco, aspetta. È uno Smithing Stone 8 che è molto avanzato e segreta. Eh sì.
Ok, stai facendo molto bene. Ora abbiamo la prima, il primo sassolino. Sì, appena lo trovo ti dico. Vediamo. Ok, era qua, esatto. E possiamo procedere di qua. Non c'è niente, fantastico. Abbiamo eliminato i rumori molesti. Ma penso che fossero messi apposta per fare casino e romperti il cazzo. Assolutamente. E adesso la seconda pietra che si trova qua dietro, vieni. Occhio di Yelug. Bello. Torniamo indietro. Dobbiamo trovare un'altra pietra ancora. Appena la vedo. Qua. Eccola qua, perfetto. No! Benissimo. Vai, sei stato fantastico. Oh no. Video. Ok, qui mettiamo il sasso. E qui c'è la porta, molto figo. Vaffanculo. Ok. Qui era per dove sarebbe fuggito lo scarabeo. Sì. Ho preso un'altra forgiatura 7. E qui? Oh no. Mi sa che dobbiamo fare del sacro butto. Poi effettivamente si torna indietro. Come fai a capire che si torna indietro? In quella porta ci siamo stati? Sì, quella è la porta che conduce la prima volta a queste tubature. Allora, dalla grazia. Forse è il momento aragosta e non ci sono altre strade qui, eh. Possiamo fare una verifica. Vediamo. Facciamo una verifica, come no. Noi ora torniamo indietro. Oltre la porta, adesso non di qua. Sì, sì, tanto vedrai, ci sei sassi a guidarci. Fermi qua. Qui c'era il sasso viola. Torniamo ancora più indietro. Esatto. Perché di là sono sicuro che abbiamo fatto tutto. Ok. Qui non abbiamo fatto di sicuro. Perché c'è no, un oggetto. Perché c'era la prima pietra. Noi ci siamo buttati. Oddio! Ok, ho aperto quella porta. Come vedi, c'era un universo qui. Non tutto il ma... No, aspetta. No, è ancora il lato sbagliato. Ci siamo già stati qui, maestro. E rifacciamo. Quello che ti era sfuggito è che noi siamo entrati in un tubo dall'alto. Corretto, quindi l'indietro era ancora da fare. Vai Joel, ti aiuto. Il grande onore sblumbiano, vero? Guatta! Shabada! Shabada! Noi abbiamo fatto il Nacho Vargas da qui. Vai Joel, ci sono! È molto forte questo nemico. Shabada. Dove sei? Ho fatto il Nacho Vargas. Ah, ok, perfetto. Io ho fatto il Bet Narga. Vai. Ora. Senza cadere. Senza cadere. Aspetta, ok, okay, sì, è qui. Sì, ma abbiamo già un video, eh. Allora, qui okay. Mettiamo il pietrino, però me lo ricordavo perché di là c'era un oggetto. Qui c'è il San Pietrino. Ok. Oddio, 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 Donkey Kong Country. Bene. Aspetta. Niente merda illusoria. Niente incantatore. Qua c'è un oggetto non raccolto qua sotto. Ok. Dopo però. Non facciamo i farabutti. O cosa?
Perché c'è una pietra? Ah, ah! Mappa 5D. È la stessa strada. E allora buttiamoci di dietro. Mappa 5D. Mappa 5 Dragons. Dimmi che è quella parte della porta, ti prego. Sì. Oh. Quindi questo è il percorso segreto, segreto, segreto. Segreto alla terza. Sì, però continua ancora. Tu non hai idea di cosa hai appena trovato. Qui? Sì. L'Elden Ring. Oddio, sento puzza di Elden Ring, maestro. Maestro! C'è l'Elden Ring qui. In realtà c'è un... Oddio! Alexander? Oh no! 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 Io non li attacco. Ostili, però. Mi sembrano molto ostili. Troppo. Okay. Oddio, c'è un ascensore qui. È la stanza di Patches questa. C'è ancora un oggetto lì da prendere, quindi ancora tante cose da fare in questa fogna. Lì c'è un Dark Souls. Oh, credimi, stai facendo una ranfogna perfetta. Maestro, guarda un po' su. È quello che penso io. È merda. È proprio merda, sì, andiamo. Quanto cacavano a Lendl? In quelle latrine. Oddio, ma stiamo scendendo tantissimo. Guarda la velocità a cui stiamo scendendo. Dice, ma grazie. Aspetta, aspetta, aspetta. Dalle fogne me lo aspetto. Vai. No, 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 no. Maestro! Allora. C'è un motivo. Se mi hai body bloccato? Se ti ho body bloccato. Non vuoi che io vada lì? No. Voglio che tu ci vada, ma che guardi bene quanto a fondo è e che soprattutto sì. Tu stia molto attento a questa grazia. Cosa mi sono perso? Non ho notato niente di diverso. Devi solo stare molto attento. Siamo nelle profondità più, sai che penso inimmaginalmente ci si possa buttare. Mi fai provare una cosa? È acqua quella là in fondo, eh? Appunto. Sì, ma non so quanto profonda. Non è secchio. Ah, ok. Fammi provare. No, ve lo so. Dov'è la pietra dei cazzi pazzi, ragazzi? Come è quella colorata. Ah, è sempre quell'arcobaleno che fa il rumorino? Beh. No, si muore. Hai fatto bene a provare, bravo. Ok, questa grazia deve essere... Devo stare attento. Come al tuo solito. Ok, allora, c'è Melina forse che parla, vediamo. No. Abissi... Abissi dimenticati. Abissi dimenticati. Senti, Melina non c'è, sto par di palle. Quindi io non ci fido. Dovrebbe essere? Secondo me sì. No, non c'è niente, non c'è nessuno. Poi magari ricordo male, ma... Non sono d'accordo. Ragazzi, supportatemi in questo. Dovrebbe esserci Melina qua, giusto? Ah, non... È da... Ah, è da la prossima. Ok, grazie, amigos. Grazie, chat. Volevo essere sicuro, perché qua è delicata la cosa. Però allora diamo l'attenzione a abissi dimenticati. Perché queste non sono le fogne, no. Questo è il sotto. E sotto le fogne sono abissi dimenticati pieni di cadaveri, quindi è proprio Hollow Knight momento, come dicono in chat. Sì. Abissi dimenticati, però vorrei farti notare il dettaglio più importante, e cioè che anche se sono degli abissi dimenticati, questa non era semplicemente una fossa comune. Guarda che cura nel creare quel portone. Qui c'era qualcosa di importante, altro che fossa comune e basta. Ora ci sono dei corpi.
Ma cosa c'era prima qui? Dimenticati anche da lei. Oddio, ma sono catacombe. Ho mal di testa. Bav. Maledizione. Mal di testa, Joel? Da quando siamo qui? Durante l'ascensore. Ok. Frustrante. Se siamo troppo in basso, hai problemi di pressione, Joel. O forse è l'aura di questo posto. Ma forse l'odore. Ti assicuro che non vedo merda. Mio Dio, sembra un luogo di culto. Ma che cazzo? Ma sono le radici dell'albero madre? Quelli sono corpi, vedo bene. È un luogo di reincarnazione. In effetti sì. È un altare di reincarnazione. Che bello, brividini. Guarda, quelli sono bozzoli pieni di persone. Tutte avvinghiate. Si vedono le costole di alcune. Qui si vedeva bene. La testa. Che cazzo è? Ma... sei ancora vivo? Oh no. Di allora. Fai molta attenzione alla sua animazione di morte quando lo sconfiggerai. Sì, lo sconfiggerai. Lo farai. Ops. Non... upsi dupsi. Ho difeso il mio compagno. Vai. Attento. Non ci posso credere. Memories. Memories. C'era il muro, raga. Sì. Però questo in teoria è il primo momento nel quale lo incontri. Bravo ragazzo. Quindi è ancora vivo e sbagliato. Ne parliamo tra poco. È che io ho fatto una cosa prima del tempo. Sì, ma quando vai indietro nel tempo in Dark Souls, Sif reagisce diversamente. Hai ragione. Adesso ne parliamo, sconfiggilo e stai attento a quando muore e poi ne riparliamo. Hai notato che c'è una composizione molto simile al santuario, ma qui invece di Michela c'è una cassa? Sì.
Rimane il più bel boss del gioco questo, però, te lo dico. Però nella versione completa, diciamo. Che bello che è, mamma mia. Tanto. Oh. Torna all'albero, per questo è vivo ancora? Allora, adesso non farò nessun tipo di giro intorno alle informazioni, andiamo dritti al punto. Non siamo ancora come in Dark Souls nel 2026, in cui ogni possibile pubblicazione, intervista e discussione possa essere stata già tradotta e esplorata, quindi non si sa se puta caso mai ti verrò a dire: guarda, riguardo quel discorso le cose sono cambiate. Ho qualche dubbio, onestamente, perché Elden Ring è gigantesco e comunque qualche rasciata ti garantisco l'ha avuta, ne sappiamo okay. abbastanza, e soprattutto ti ricordo che le prime tre patch hanno letteralmente completato delle quest che erano interrotte, quindi qualcosina è successo. Allora, questo Mog muore con particellari dorati. Va bene? Sì. Cosa che non fa quello a Mogwin. L'unica altra creatura che muore con questa animazione è Margit. E questo significa che plausibilmente questo Mog è un'illusione. È un'illusione di Morgoth. Aspetta, non ti avvicinare a quella mia. Morgoth? Certamente, Margit era una proiezione di Morgoth, quindi anche allora, Mog. E non può essere una proiezione di Mog? Mog che usa un potere aureo? E però è Mog che difende il posto in cui ha avuto la visione della dea. Della dea di sangue. Però è anche vero che qui è proprio le radici dell'albero madre. Ti dirò, a me piace molto quello che dici. In realtà va contro il fatto che Morgoth sia la cosa più lontana dagli incantesimi aurei che si possano immaginare. Ma ciò nonostante, non nego assolutamente la tua interpretazione. Potrebbe essere Mog che difende. Ciò nonostante, ti dimostrerò con qualche passo in più, è un'informazione che non sai per il tuo percorso, ma che ti farò vedere in New Game Plus, mm-hmm. che è decisamente Morgoth la risposta. Okay. Ti aggiungo però un dettaglio. È di meta, ma è non meno canonico. La host di questo scontro si chiama Omen Illusion. Quindi che è un'illusione, non mettiamo neanche in discussione. Non è un dubbio. C'è però un problema, che è un pregio, e quindi in questo caso contemporaneamente un difetto, di Elden Ring. Se tu sconfiggi Morgoth prima di Stormveil Castle, Margit non c'è. Sì. Ah, ok. Mentre Mog rimane. Io credo che sia una dimenticanza e basta. Io credo che sia un errore che non è stato mai patchato, o perché sono giapponesi o perché non vogliono non avere un boss. E questo confermerebbe in realtà anche che allora è un'illusione di Morgoth, perché Mog lo abbiamo già ucciso, ma Mog illusione c'è ancora. Esattamente. È un peccato perché confonde tantissimo. È una ripetizione astrosissima. Bisogna sapere il nome dell'host per farsi un'idea chiara, però senti. Ora, ti lascio anche leggere descrizione e tutto. Voglio solo dirti due cose. La prima è che qui dovresti poter trovare Melina e che di roleplay, quindi distinguiamo la descrizione della partita e del boss dal roleplay, quando Joel si avvicina qui il mal di testa diventa effettivamente un po' forte e cade a terra, diciamo che sviene temporaneamente. Quindi Pav rimane da solo. Sì. E allora Pav si siede e chiede a Melina come fare. Purtroppo Melina non compare ancora. Ah, davvero? Già. Posso prima prendere la cassa? Sì, fai pure. Eppure dovrebbe avere ancora dopo, ragazzi, davvero? Così tanto? Siamo sicuri? Mi fido di voi perché figuriamoci, le fogne, povero me, nei New Game Plus non sono cose che si vanno a fare.
Allora, intanto ho trovato il favore. Ma dovrebbero essere multiple, ragazzi, non solo una, eh. Controllerò io stesso, ma mi fido molto di voi, perché su questo avete sicuramente più partite di me. Aspetta, aspetta. Allora, Pav si siede accanto all'amico a controllare come sta, e ti tocca la fronte, Scotty? È un eufemismo. Ok, quindi Scotty, oltre ogni febbre immaginabile, hai qualcosa che non va, ma non è una roba normale. E anche uno stupido come Pav se ne rende conto, ok? Mm-hmm. Assolutamente. Pav è molto spaventato e nella sua ingenuità prova a fare questo. Sbagliato. Non l'avrò lasciato. Ha lasciato un pezzo di carne sperando che tu lo raccolga, che tu possa mangiarlo e sentirti meglio. Per ora tu gioca libero. È molto interessante anche quello che sta facendo Pav. Però effettivamente è la prima volta, quando diciamo Radahn è morto, hai avuto una brillantezza in Joel, una rinascita di comprensione, ma soprattutto di consapevolezza e libertà mentale. Ma qui nel mondo della reincarnazione stai malissimo. Ai piedi dell'albero madre più che altro stai malissimo. Tu sei sotto l'albero madre. Negli abissi dimenticati. Sì. Negli abissi dimenticati. Provo a risedermi, vediamo se c'è. Ma ti farò uscire dal vasino, non preoccuparti. Che cazzo? Ma che cazzo? Ma che cazzo? Cosa cazzo è successo? È la cosa più inaspettata che è mai successa in Elden Ring. Joel, come stai? Qua. Ci sei? Ti sei ripreso? Era buona la carne? Come, perché? Non ti sei reso conto di stare male? Un po' di mal di testa prima. Andiamo. Pav si tocca la fronte, come a dire, ma forse sono io che sto male allora. Allora. C'è una musica particolare, c'è qualcuno qui. È un mercante forse? No, non è un mercante. È qualcuno in ginocchio nella posa di chi si è cavato gli occhi. Però è immobile, come sono immobili tanti altri guerrieri con allora, delle mani. Ascoltami. Hanno delle mani sul fondo dell'arma. Ma che cosa cazzo? Sì, dimmi, Joel. Qui io, Mike, che ti spiego una cosa. Non avresti potuto vedere quei corpi se non avessi prima sconfitto Morgoth. Qui avresti trovato un muro incantato con il simbolo delle due dita. Ok. E il sigillo di Morgoth. Ok, quindi Morgoth, una volta giù Morgoth puoi entrare qua. Ah, sembrano avere anche loro mal di testa. E le manine che vedi, io intanto controllo un secondo, perché comunque in chat c'è un po' di... Ah, ok, ok, perfetto. Gigi. Torno indietro. Torno indietro io? Sì, vieni qua. Melina si attiva dopo che scopri questo segreto. La abbiamo, infatti. Vai. If you intend to claim the frenzied flame, I ask that you cease. It is not to be meddled with. It is chaos, devouring life and thought unending. However ruined,
this world has become. However mired in torment and despair, life endures. Births continue. There is beauty in that. Is there not? If you would become Lord, do not deny this notion. Please, leave the frenzied flame alone. Quindi comunque anche chi ci vuole dentro l'albero, bruciandolo, per riuscire insomma a rivendicare il titolo di Elden Lord, comunque non ci vuole amici della fiamma della frenesia. The frenzied flame is not to be meddled with. It is chaos. In inglese dice qualcosa di diversino, ora vi dico. Cioè, in italiano parla proprio di ottenere la fiamma, non cede alle sue lusinghe, rinuncia, ma è ancora più perentoria in inglese. È semplicemente non avvicinarti, non avere a che fare con la fiamma della frenesia. Non va disturbata. Ma noi lo faremo. Comunque, ragazzi, tranquilli, in chat stanno discutendo. Questo dialogo non si perde perché si accumula andando avanti. Ma è la prima volta che appare qua. Per questo lo ricordavo. E ti aggiungevo un piccolo dettaglio che ti aiuta in nome della dilatazione della nostra live, della run. Quelle piccole manine sono proprio quelle dei mercanti. Ah, ecco perché, vedi? Comunque questi sono tutti quanti diventati vittime della fiamma. Sono nella posa della fiamma e ora che ci penso si reggono la testa mentre vomitano fiamme dagli occhi. Quindi forse anche Joel stava divenendo vittima della frenesia. La stava avvertendo mentre Pav, che è più tontolone e retto, non... Guarda un po', braccia è giallastra, leggiamola subito. Che cos'è? Materiale, penso. Materiale, sì. Ah, ma c'è la braccia estratta dalla cavità oculare di un cadavere. Indica che il defunto ha sofferto gli effetti della fiamma della frenesia, non ci sono dubbi. Ma chi è che suona? Io intanto chiedo una cosa alla chat, ma torno. Ce n'è uno ancora in piedi. Sarà lui che suona? Cosa in mano ce l'ha? No. Non capisco neanche quale sia la sua arma. Ma è decisamente solo rincoglionito. Quale incantesimo devo leggere, amici? Ho perso un incantesimo. Ah, l'artiglio, sì, giusto, che stupido. Certo, certo, quello droppato da Mog. Un incantesimo del voto di sangue, donato dal Signore del Sangue, crea lacerazioni di fiamma sanguinaria di fronte all'esecutore, che esplodono in un istante. Questo incantesimo può essere lanciato ripetutamente. La fiamma sanguinaria continua a causare danni, da sanguinamento per un breve periodo dopo aver inflitto danni. Yes. È la sua zampata. Imitazione di grazia. Ironico trovarla qui. Dove le due dita si perdono. Beh, scendiamo ancora a questo punto. Non c'è niente qui. Scendiamo, c'è un po' di demons da fare, ma... l'ho fallito miseramente. Senza nemmeno iniziare. Sì. Ok, ok, ok. Cazzo, sembra roba importante quella che succederà qui. Tu hai trovato il segreto dei segreti, appunto. Diciamo che l'ho trovato perché sentivo il palo nel culo del maestro. È stato il modo più bello. Anche attraverso... Ah, cosa fai, Pav? Ah! Scusa, Joel. C'è traffico qui.
odi così tanto il platforming che uccidi quello degli altri. No, mi piace pensare che vada così canonicamente, cioè che Pav e Joel stiano avendo un discorso molto lungo e molto, molto importante sulla fiamma della frenesia, ma mentre cadono. E quindi Joel... poi torna Pav. Ti stavo dicendo, Joel, sì, però... Continua. Dove sei? Nella parte Chad. È lui che sta suonando? Oddio, lui sta proprio frenesiando per bene. Oh mio Dio, muoio. Ah, ma perché c'ho lo scudo in mano, non so per quale motivo, per quello non mi partivano gli attacchi. È lui che suona? E lui sicuramente sta suonando. Lasciamolo suonare. Anche lui? No, lui no. E invece sì. Vedi, quelle sono corde. Sì, sì. Non uccidiamoli quelli che suonano. Forse è l'unica cosa che gli rimane, la musica. Non voglio ucciderli. C'è un oggetto qui. Un occhio di Yellow, chiaramente. Ma ricordo male o veniva detto che il signore della fiamma era stato imprigionato qui? Oh. Dove l'avevamo letto? C'era? Nella subquest dove c'era l'invasore, il signore della fiamma che non era riuscito a diventare tale, vero? Vike, sì. C'era scritto che le tre dita erano state segregate negli abissi di Leyndall. Era proprio esplicitato. E allora sono qui, stiamo andando esattamente qua. Dalle tre dita. Madonna, se le tre dita ci prospettano una nuova verità nella live in cui Pav dubita, è un casino. È un vero casino, raga. Casino enorme. Però ti fidi di Melina, no? Sì, per carità. Però... È comunque uno dei pochi momenti di pace che abbiamo mai avuto, ascoltare le note di questi uomini, se così possiamo definirli. Ricettario della fiamma nella frenesia 2. Appunti sulle tecniche di creazione stilati da coloro che furono afflitti dalla follia della fiamma della frenesia. Infatti notate il dettaglio, c'è la merda che gli esce dagli occhi che è colata anche sul ricettario. Contengono conoscenze figlie della disperazione. Illustrano come creare pietra ardente della frenesia. Bene maestro, mi sa che è tempo di platforming pazzissimo su queste cose. Vero? Sì, perché giù ci siamo già stati, vero? Allora, facciamo una cosa. Dobbiamo saltare lì. Quello che ti consiglio di fare ora è un processo un po' prolisso, ma fortemente consigliato. Okay. Adesso, io esco dal vasino. Sì. Io faccio la stessa cosa, chiudo il gioco, eccetera, eccetera, giusto? Resetta tutto da capo. Poi giochiamo separati qui. Va bene. Ma sarò io... a dar... no, vicendevolmente tra un po' ci daremo lo schermo. Ok, io però non so come farti vedere in live, però posso farlo, aspetta. Va bene. Non ti preoccupare, lo schermo quando sarà necessario faremo una certa cosa, no worries, per ora puntiamo a questo. Allora, vediamo un po'. Intanto esco dal gioco. Ti do il mio schermo, va bene? Poi tu usalo quando... Perfetto. Adesso prepariamo un po' di cose fighe. Vediamo un po'. Ora devo fare una cosa. Ti ho dato lo schermo. Ottimo. Posso andare intanto? Allora, adesso aspetta che lo visualizzo così okay. Entra. Ovviamente chi sta in attesa. Tanto morirò, non ti preoccupare. Beh, penso che sia non naturale di più. Allora. Ah, sono crashato. Ok. Perfetto. Stava a fare questo, in realtà non è.
E ora? E ora è finita, ragazzi. Cioè, qual è l'altra che devo incontrare? Quella lì? Dai, è palesemente questa, è palesemente questa. Maestro, mi sente? Sono crashato però, sì. Ma crashato anche con la live? Eh sì, OBS mi crasha sempre ogni... Ah, ma proprio crashato si è chiuso il programma così, a cazzo? Sì, OBS mi crasha ogni volta che... quasi ogni volta che chiudo un programma. È una cosa incredibile. Mi spiace. Allora aspetto. Esatto, ma ci sono così quasi. Così i ragazzi di là possono vedere. Ci sono quasi. Intanto. Pav. Allora. Cerca di purificare l'area. Con la tiposa. Mi sono quasi. Mi fa vedere. Ok. Lo schermo adesso è visibile. Pav non vuole essere minaccioso per questi poveracci, quindi si benda anche lui. Ah. Vittime. È fatta, ragazzi, è fatta. Questo salto è un po' difficile, ma è fatta. Fatta, ragazzi, è fatta. Bravo. Fatta, è fatta. E mo? E mo? Lì di sotto non ci riesco ad andare, credo. Oh no. Non è fatta per niente. Ma io posso buttarmi di qua, no? Come faccio? Ah. Maestro, forse ho sbagliato percorso? No, 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 stai vivendo un'esperienza forse... un po' particolare, ma te la rivelerò soltanto dopo. Forse devo saltare. Ma in avanti è difficilissimo così. Oddio, oddio, lo sapevo. Cosa? Allora... aspettami, adesso ti spiego un secondo. Non sono morto. Diciamo che per qualche ragione, for reasons, la seamless co-op che rompe talvolta le cose, ti ha già fatto crollare un pavimento che sarebbe stato solido. Ah. Quindi tu avresti pensato, ah, qui si tocca. Saresti saltato, sarebbe crollato il pavimento e insieme alle macerie avresti raggiunto l'abisso. Senza morire. Dell'abisso senza morire. Ma siccome l'avevo già raggiunto quel punto, non sono morto. Siccome è programmato per essere raggiunto con un'animazione, non sei morto. Però il fatto è che non è che nel mio salvataggio c'ero già stato, quindi non ha senso che fosse rotto. È semplicemente il gioco vale la candela 100 volte, però è il seamless momento. Adesso esplora. Proscrizione della fiamma della frenesia. Parla con Melina. Mi sa che Melina sarà incazzata nera. Vabbè. I ask you one more time. Please seek not the frenzied flame. As one who strives to become a lord, deny not the lives, the new births of this world. Those who would are not fit to be esagerata, mamma mia. The land they preside over is lifeless. Please put a stop to this madness. The Lord of Frenzied Flame is no lord at all when the land they preside over is lifeless. Mi sta chiedendo di ucciderlo. Ti sta chiedendo di non avvicinartici. Sì, ma se proprio devo farlo. Mi ci avvicino in quanto voglio ucciderlo per far finire il mal di testa a Joel. E
chiedo a Joel di stare indietro. Io ti seguo. Per ora ti faccio esplorare fuori da qualunque roleplay. Guarda come sta... Ma è carne quella? Interpreta tutto quello che vedi e ne parliamo. Non capisco. Ho paura a colpire quella roba. Aspettate, eh. Vediamo se Melina mi dice qualcos'altro. No, non c'è neanche più Melina. Ok. Ragazzi, io colpisco questa porta, però. Tanta paura. Io preparo cose dietro le quinte. Ah, ma non posso colpirla. C'è il cazzetto. L'armistizio. E allora che cazzo posso fare qua? Allora, qui c'è una luce. Non c'è niente. Vediamo, forse posso... Dimmi tutti i tuoi pensieri. Provo a autogenerare la fiamma della frenesia nei miei occhi. Forse non mi lascia entrare. Oh, credimi, altrimenti... mi ricordi tantissimo la mia blind run, è molto bello. Allora, vediamo. Goditela. Che cosa abbiamo come consumabili frenetici? Tipo di oggetto. Mi pare che ci fosse una roba per diventare scemi della frenesia. Beh, diciamo che esiste la pietra riscaldata folle, che se non sei folle ti porta alla frenesia. Ma l'occhio di Yelu cresce... No, usa. Vediamo un po', allora, creazione di oggetti. Vaso, eccola qua. Consuma pia per curare nel tempo i seguaci del caos. Pietra ardente della frenesia. Proviamo a usarla. Vediamo anche se c'è una posa, magari. Non posso usarla perché non ho pia? No. Ah, forse perché nella zona di pace non te lo fa fare. Va bene, vediamo le pose. Allora, indica avanti, aspetta, calma, accenno, saluto, complimenti, forza, salto di gioia, noi ci credo. Giorgio, Mastrota, su fuoco, dammi la forza, direi no. Preghiera, estasi, ordine interno, totalità, supplica, gambe incrociate, riposo, seduta. Fuoco, dammi la forza, non penso proprio, però proviamolo. Ma è la fiamma della frenesia, quindi no. Potremmo provare a usare una spell della frenesia, ma non ha senso. Quindi un PG che non può usarle per mancanza di fede non può entrare qui dentro? No, non mi torna, la roba delle spell è una stronzata. Però è anche vero che il segreto di Marika lo prendi solo così, e questo gioco ti permette di avere un sacco di fede, quindi, o comunque di fare qualcosa. C'è una grazia apposta, forse per sincronizzare. Però io non posso usare spell perché c'è il... Si possono usare spell? Ti faccio questa domanda, dimmi se si può rispondere. Posso usare spell se c'è il marchio giallo? No. Allora non è quello. Ragazzi, metto emoticon only, lo faccio io perché se è un indovinello ci voglio arrivare. Allora, vediamo. Quali sono gli oggetti inerenti alla fiamma della frenesia? Esatto, fai finta di essere davanti. C'è la lubetta di merda di Ietta, mi pare che si chiamasse. Che, a questo punto, a tal proposito, aspettavo il momento giusto, era più in là, ma
lo faccio dopo, cioè lo anticipo grazie alla tua domanda. Sono qua apposta. Tu non hai ancora dato l'ultima uva di Shabriri. Ecco, bravo, uva di Shabriri. Dove sono le... dov'è l'uva di Shabriri? Dove oggetto chiave. Trovare? Oggetto chiave. Chiavissimo. Oggetto chiavissimo, un altro menu. Eccolo. Bulbo oculare ingiallito. Però non posso consegnarlo, non posso scartarlo. Posso abbandonarlo. Però sarebbe un po' strano. Oddio. Se lo abbandono lo lascio a terra? Sì, ma non puoi farlo. Se no ti arrabbi? No, non puoi farlo virtualmente. Però mi dice abbandona quantità selezionata. Non ti abbandona un tubo. Oddio, no, è un oggetto chiave, non te lo farà mai abbandonare. Uva anche marchiata di Vike c'è anche. C'è anche quella. Ah, quindi è un botto. Cioè, la quest di Yetta è rimasta indietro parecchio, ok. Ok, 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 è rimasta parecchio indietro. Faccio l'ordine aureo in segno di affronto? L'ho fatto anche io in realtà. È un indovinello, immagino, no? Devo trovare una soluzione per... Onestamente non te lo voglio dire se è un indovinello. Va bene, va bene. Allora, cosa cazzo di altro manca? Vike mi aveva droppato qualcosa? Ti faccio queste domande perché è passato troppo Vike tempo. Vike ti ha droppato il suo occhio. Ok, solo l'occhio. Solo l'oggetto chiave. Allora, non uova granchio. Leggiamo brace giallastra. Indica che il defunto ha sofferto gli effetti della fiamma della frenesia. Ma io non ce l'ho la posa di quello che si mette in ginocchio a, vero, a morire, vero, purtroppo, vero? Non ce l'ho, non ho quel tipo di... Forse mi devo raggomitolare come ha fatto Joel, era un consiglio? Questa cosa che hai fatto, questa speculazione che hai fatto mi è piaciuta tantissimo. No, mi è piaciuta tantissimo, ma nelle mie idee di run darti una direzione su quell'idea, no, non era nei miei piani, ma ho apprezzato molto. Seduta, devo diventare cieco, non devo guardare. È tipo Outer Wilds. Poi capirai, scusami. Per ora non ha significato quello che ti ho detto. Quindi devo togliere... E Kojima? No, Miyazaki non è Kojima. Proverò questa cosa. Sono cose diverse, ma tu esplora tutto. Dov'è la luminosità del gioco? Però devo diventare cieco, quello è il punto. Se... Non c'ho qualcosa, qualche head che mi fa diventare cieco? Allora, qualcosa forse c'è. Questa. Allora, la maschera di Hierodas, però è un po' un affronto. Vediamo un po'. Vediamo un po' le maschere. Copricapo del campione. Torque da vergine delle dita. Potrei, ma è un po' meno. E poi comunque le vergini delle dita. Elmo delle spoglie reali. Come si diventa ciechi? Non mi posso cavare gli occhi in questo gioco e comunque sarebbe controproducente per tutto il resto delle cose da fare. Esplora. Cazzo fungino. La roba del peccatore. Non c'è niente che... Colpo in testa. Maschera del signore? De che? Non c'è niente in realtà che mi rende cieco, però. Continua, io guarda, non è nulla di questo, è tempo perso. Va bene, sto continuando. Cappello da viaggiatore. Niente di quello che sto guardando mi suggerisce sono un cieco penitente. Folle. Nera fiamma, non c'entra nulla. Elmo del soldato, lacrima, maschera del precettore e Seruis, non ci importa. Cappuccio di Fia, neanche. Cappello a punta da incantatore, il limiere.
il vaso. E il moscaglie. No, allora, cappucci che ci rendono ciechi non li abbiamo. Li ho provati tutti. Non li abbiamo. Ok, ok, ok. Però come posso rendermi cieco? Il punto è che devi sacrificare gli occhi. Cioè, il punto è che la fiamma ti fa entrare. Però aspetta, allora. Ragioniamo. Vai, vai, vai. Ragioniamo. Qui la mano non mi può far entrare. Però dall'altra parte, Melina è spaventata dal fatto che io mi possa avvicinare. Quindi in realtà io posso fare qualcosa che mi avvicinerà alla fiamma. E Melina è molto spaventata da questo. Quindi c'è qualcosa che io posso fare. Ora, come convincere la mano, le tre dita, a farmi entrare? Vediamo i consumabili. Vediamo i consumabili. Bolo riduce l'accumulo di follia. Usiamolo. Per quanto io devo essere folle, quindi non ha molto senso. Aumenta la resistenza. Ripristina PV, ma avvelena l'utilizzatore. Non ci sono vasi che danno frenesia? No. Non ci sono oggetti che possono autoindurmi la frenesia. Non in una zona di pace. Non in una zona di pace. Ma allora che cazzo devo fare? Allora, sai cosa sarebbe folle in una zona di pace? Attaccare, questo è davvero folle. Vero? Mi metto il cappuccio dei Nox, così non c'è l'influsso e posso attaccare. Non è vero, Miyazaki, era bellissimo. Guarda, io ho provato a mettermi dei set tipo fanatismo dell'ordine aureo, oppure tutto quello che non era dell'ordine aureo. Mi sono fatto dei set di miracoli e incantesimi, le ho provate tutte. Tutte. Però capisci che essere folle è liberarsi dal giogo della volontà superiore. Ma io, guarda, cazzo devo apprezzo fare? Molto tutto questo. Arriverà un momento in cui io subentrerò, ma, e sappi, succederà per un motivo. Tu ci sei arrivato? No. Come hai fatto il blind? L'hai saltato? È una lunga storia che ti racconterò alla fine del racconto, e alla fine di questo evento di Copran. Se vuoi che io subentri... No, ancora no, però... Però sappi che è nel mio piano farlo, quindi enjoy yourself e poi subentrerò. Una bella soluzione? Sì, ma non hai il fondamento... per poterla ottenere, e il fondamento è Pacchiano nella sua esplicità. Allora, io penso al fatto che Ietta mi dicesse che voleva arrivare qui. Cioè è no, vero. Che voleva trovare un percorso. Però che hai ben intuito essere questo. Ecco. Per farlo io le davo le uva di Shabriri. Sì. Lei era già cieca. È già cieca. Io dovrei essere cieco. Cioè, mi sembra la cosa più intelligente, ma come faccio? Il problema è che lei è cieca per davvero. Capito? Quindi purtroppo è un bel pensiero, quello dei Nox ancor di più, ma non è la soluzione. Forse devo aprire una di queste tombe, il momento Nito? Devo togliere le armi. Devo venire in pace. No. Credimi, ci ho provato anche io. Solitamente quando succedono queste cose sono le gesture. Grazie. Ci ho provato anche io. Ho fatto di tutto. Ma che devo fare? Credimi, non saperlo fa parte della mia storia. Sapevo
che senza fare certe azioni non l'avresti potuto sapere, come me, tra l'altro. Anche se purtroppo nel mio caso è stato un bug. Anche se adoro vederti esplorare. Non posso usare niente, i vasi, nulla. Niente. Suona la campana. Cosa posso usare di quello che ho? Consuma pià per trasfigurare l'esecutore in un oggetto nelle visioni. Facciamolo. Carino, carino. Niente. Anche se sarebbe stato un po' il come... Hai un po' pensato al mostro umanità. Sì. Ascolta, nella mia idea, quello che accade nella nostra esperienza, e soprattutto nella loro, di Pav e Joel, è che mentre Pav esplora, succede una certa cosa. Mi dirai tu quando vuoi che succeda. Sono un cancello, questa cosa mi fa ridere. Sì, sono un cancello, vorrei entrare. Allora. È il momento. Va bene. Secondo me è il momento. Se ti senti sereno, sì, sì, credimi. Sì, mi sento sereno. Molto bene. Ci ho provato. Adesso... Non mi sento hai in fatto... colpa. Non devi. Non devi. Poi adesso ti racconto anche tutto e si va nel meta. Ma prima del meta, adesso, devi... mettere la mia live. Ok. Quello che farò ma io adesso... Ma mi hai dato lo schermo o proprio metto la tua live? Guarda, secondo me quello che devi fare è... mettere la mia live, ma... prima di farlo ti dico quello che succederà. Ok? Sì. Adesso io... Sì. Metterò il capture sopra ogni informazione visiva del mio OBS. Quindi tu letteralmente vedrò vedrai... solo il tuo gioco. No commentary, praticamente. Vabbè, esattamente. Così, così, sì, come staranno per fare i ragazzi. Quello che accadrà in roleplay, in partita, te lo narrerò con il leggero lag che sentirai, ma una volta che ti dico quello che succede mentre sei in diretta, una volta che chiudo quello che vede Pav... Potrai commentare quanto vuoi, io non dirò una parola fino a che non finisce l'evento. Va bene. Ok? Quindi per ora sto fermo nel gioco e guardo te. Esattamente, dimmi quando ci sei. Io ci sono già. Ti vediamo, ti sentiamo in lag perché ti sto ascoltando da Discord. Allora non parliamoci sopra. Ti dico quello che succede. Pav sta toccando la parete delle tre dita. Questa parete... come puoi notare, ha incandescenti cicatrici e fusione del materiale che rinchiude la blasfemia più assoluta dell'ordine. Il tradimento religioso e dogmatico delle tre dita, che sembra quasi si siano aggrappate alla porta mentre venivano trascinate dentro. Ma questo è Michele che parla. Per quanto riguarda il dolorante Joel, che non ricorda di essere nemmeno svenuto, quello che accade è particolare. Tu sei vicino alla porta, ti allontani un po' sconfitto, un po' confuso. D'altronde Melina ti ha implorato, di non farlo. Non con cattiveria, ma di non farlo. A un certo punto però vedi che Joel, non totalmente in trance, ma con una certa coscienza, ti supera. Ti lancia a malapena un'occhiata che vuole comunque in qualche modo asserire fiducia, ma lo vedi particolarmente assente. Quando lo vedi particolarmente assente, io ti invito, in quanto Francesco in questo caso, a pensare al non quotidiano e piuttosto complesso significato italiano di proscrizione. E quello che fa Joel è superare Pav e in maniera totalmente più scenica, teatrale e realistica
immaginati una cutscene complessa. Ok. Togliersi ogni vestito ed equipaggiamento dal corpo. E superarti. Quindi sei nudo? Ok, tolgo la live? O no. La guardo. Devi guardare tutto. Alla guardo. Devi guardare tutto. Sono veramente tre dita. Sono veramente tre dita. È un finale questo? È un finale questo? Guarda il corpo completamente... Okay. Abbracciato dal fuoco. Completamente abbracciato dal fuoco. Guarda gli occhi. Guarda gli occhi. Sei diventato il Lord, vero? Non il Lord, perché per essere Lord. Però comunque le hai accolte, le hai. Esatto. Le hai. Sei diventato. Di te. Io pensavo fosse un finale, testo. Figurati. Pensavo tu morissi. Puoi assolutamente tornare da te adesso. E posso farlo anch'io? Assolutamente no. Canonicamente le tre dita sono una. Le ha assorbite Joel, non tu. Non Puff. Speravo tu mi dessi questa risposta. Quindi anche se ci fossi arrivato non me l'avresti permessa. No. È giusto. Ora. Cazzo. Vedrai come la cosa si va a costruire narrativamente anche nella tua partita in futuro, perché la pacchianità che ho citato prima è il fatto che se tu effettivamente doni, come avremmo fatto tranquillamente durante la run, è un caso che non sia successo, è un bellissimo caso però, se tu donassi, avessi donato le uve, chiamiamole ancora così, a Ietta, Ietta qui avrebbe visto, okay. No, è meno acuto, perché non è suo interesse farlo. Lei vuole essere la vergine del Lord delle tre dita. Non essere lei. Lei ti dice che le dita le hanno dato la visione che devi spogliarti di tutto. Ah. E quindi te lo dice esplicitamente. E poi vedremo che cosa succede. Ne parleremo. Diciamo che i dialoghi che Ietta ti trasmette durante quella quest faremo sì che a livello di nostra trama coopiana li dica Joel a Pavi in certi momenti, okay. Ma ne parleremo le prossime volte. Ci sta. Momento Aragosta? Decisamente momento Aragosta. Qual era la grazia? La grazia è quella che si trova accanto al centro di Leyndall, quindi accanto, a destra, non l'altra, quella. Abissi dimenticati. No, no, quella prima ancora. Adesso io proverò a fare una cosa, sperando che non accada nulla, ragazzi. Rimanete anche nello schermo della live che crasha, io devo uscire da Elden Ring. Se il mio OBS decida che non apprezza la cosa, mi crasherà come l'altra volta, resistiamo.
Però ci siamo sotterranei dei reietti. Esatto. Io ci provo comunque. E ora posso devo fare il farabutto adesso. Però senza morire. Magari. Ce la farai, ce la farai. Non è vero, non ce l'ho fatta. Non devo mai dirlo. Allora, possiamo, però... Adesso io mi... Avevo un target che mi ha fatto... Ah, sì, ok. Okay. Come un minchia. La tosse dell'avventuriero. Mm. Ora capiamo come arrivare a Aragostopoli. Ok, ho visto del potere aragostico, ma sopravvivo? Sì, ok. È qui sotto. Qui serve la saetta, raga. Contro di loro? Due, due. La sacra aragosta. Che male fanno? Sono rotte completamente. Faccio anch'io male però. GG. Ok. Ce n'è un'altra? Puoi aprire il vasino. Mi piacerebbe molto. Purtroppo. No. However, la mamma dell'aragosta. Sfortunatamente. Ok. Ah. Gloria Sblumbo è a noi e vaffanculo a Godefroy, puoi entrare. Ah, ma tra l'altro non avevo visto una cosa. Dimmi. Questa è merda. Va bene. Adesso ti faccio sentire vergognosissimo. Ok. Mi sono immaginato due opzioni. E nel nostro universo la strada ha preso quella direzione quantica. Ossia, abbiamo avuto il side di Schrödinger. Ossia... Okay. Parlare per un quarto d'ora della cutscene delle tre dita oppure dire questa è merda. Esatto, esatto, esatto. C'erano le due opzioni. No, allora, in realtà sulla cutscene delle tre dita non c'è molto da dire, nel senso che erano effettivamente tre dita. Cosa... Esatto, sigillo la cosa... Sigillo di Mog, ok, ora lo leggiamo. Esatto. Dicevo, erano effettivamente tre dita, quindi sembravano appunto Sith il senza scaglie, sono nati sì, in tre. Sì, sì, sì. E non lo so, mi sono sembrate più il bug del sistema, cioè queste dita sono venute fuori male, per queste sono diventate folli, però non hanno detto niente, quindi non hanno prospettato nessuna realtà, banalmente hanno abbracciato sì. Joel. Sì. Quindi forse, non so, a conti fatti quello che ti posso dire è che mi sono sembrate più vicine all'uomo rispetto alle due dita. Le due dita ti trattano con distanza, vogliono solo essere tradotte dalla legge dita, queste qui ti abbracciano, però ti abbracciano perché ti vogliono entrare dentro. Tu guardi un paio di... Esatto, tu si possono notare un po' di dettagli in quella cutscene. La prima è quella che ti ho detto, comunque il loro terribile resistere all'imprigionamento, si attaccano alla porta, te lo immagini, quello che vedi su quella porta è appunto il bruciore che ha fuso la roccia. Poi le vedi dentro che grattano a terra chissà da quanto tempo, completamente disperate e folli. Quando ti vedono titubano un istante, osservano cosa c'è in te e poi effettivamente fanno qualcosa che non ti aspetteresti sia possibile. Non ti danno una sorta di marchio e basta. Ti abbracciano. Parlo del fatto che entrano letteralmente in te. Però nel farlo ti bruciano. Nel farlo ti bruciano. Credo che sia cioè che ti porti verso un finale in teoria.
avere le tre dita dentro. Mi sa che sì, eh. Perché quando diventerai Elden Lord sarai il Lord della Fiamma. Non te l'ho voluto far sentire, ma ti lascio immaginare, per ora solo immaginare, quando esci fuso con le tre dita, cosa può dirti Melina? Che sei un pezzo di merda. Cioè ti ha chiesto tre volte di non farlo. Di non farlo, tu lo fai, non ti dico niente. Per ora, stavolta, non ti dico niente. Comunque, sigillo di Mog, ne aveva uno anche lui. E si trova qui. Feticcio intriso di magia aurea. Le catene erano usate per legare le creature dannate note come presagi. Queste, nello specifico, furono create per imprigionare un esemplare specifico. Per quanto debole, permane in esse una traccia dell'antico potere, sufficiente a bloccare a terra per qualche istante l'ex prigioniero Mog. È piena di sangue questo, cioè questo oggetto, è, questo sigillo è pieno di sangue. Con questo ti saresti semplificato la boss fight. Beh sì. Quella proprio del, diciamo, la parte, sì, finale dell'endgame. Beh, maestro, continuiamo. Ma essendo mezzanotte e 40, quando vuoi tu. Sì, diciamo. Oddio, che altra quando catacomba. Quello è il finale. Oh. La catacomba non la facciamo. Ah, quindi questo è il finale? Eh sì. Tocca. Perché è lunga la catacomba? Non hai idea. Ma sono solo 3 ore di live. E allora, se vuoi affrontarlo, lo devi fare, ma devi essere fresco. Oddio, fresco no, non lo sono. Se non sei fresco in questa catacomba, credimi, piuttosto facciamo un salto da un'altra parte. Vabbè, tanto è domenica, dai. Esatto, è dopodomani, vicino. Alla fine 3 ore non sono poche, i ragazzi dormono qualche ora in più. Ha e senso. Recuperare la live è più semplice. Ci piace. No, va bene. Dai. Ha senso. Non posso neanche dare una sbirciatina. La sbirciatina, purtroppo, è una normale catacomba, ti stuzzica poco. Ma ti prometto. Questo ascensore? You're in for a ride. Questo ascensore che cos'è? Sempre parte della catacomba. Posso, sì, prenderlo? C'è una cosa che però, a livello di gameplay, questo è il finale. A livello di altro, vorrei portarti in un posto. Vai alle Forsaken Depths, gli abissi dimenticati. E che cazzo sono? Ah, ok. Ora facciamo due cosine. Seguimi. Queste ti piaceranno. Bella puntata oggi. Oh, vedrai. È stata stupenda e finirà ancora meglio. Poi questa è stata una delle puntate centrali anche di Pav e Joel, quindi. È vero che ci manca ragione, Dimitri, anche uno dei quattro campanili. Sì. Potremmo andarci. Ah, beh, sì, per quel che vale. Ah, non vale così tanto. Fanno un po' tutti schifi io. No. Sono un'occasione persa. Carino, ma persa non da. Fare un Mazul era figo. Sì, perché ti fa vedere, ma. Allora. C'è una meccanica nascosta all'interno di questo ambiente. Queste capanne sono apparentemente indistruttibili. A meno che. Alza lo scudo o la spada. Li rompe lui? Sì. Con la fiamma della frenesia. Esatto. Ok. Ok, le ha già rotte. Il set da mercante. Il set da mercante. Leggi. Sì. Salve, vuole qualcosa? Welcome. Sì, io sono un mercante. Cosa desidera? Un po' di merda. Lei vuole la merda? Io le posso dare la merda. Aspetti un secondo. Ecco.
A lei un... abbandona, per tirare via le cose, o scarta. Abbandona. Sì. Ecco, ecco un po' di merda, guardi, glielo lascia. No, non è successo niente, non ho abbandonato. Perché eri seduto. Ah, ok. Non riesco a abbandonare neanche la merda. Ok. Ecco. Ecco la sua merda. No, perché non l'abbandona? Neanche buono a fare il mercante, Pav. Ma ce li ho gli escrementi? No. Ma eppure, forse sono un materiale da mangiare. Eccoli. Ecco la sua merda. Perché non abbandona niente? Aspetta, ti abbandono io un po' di cacca. Ce l'ho fatto, aspetta. Ce l'ho fatta. Ok. Ecco la sua merda. Dorata. Sì, sono 10 caparune. Adesso leggo. È buona, è dolce. Allora. Cappello dei mercanti nomadi, decorato con minuscole gemme di svariati colori. Un tempo i mercanti prosperavano sotto l'egida della grande carovana, ma furono accusati di eresia, catturati e sepolti vivi nelle profondità del sottosuolo. Il loro clan eruppe in un canto, lanciando una disperata maledizione ed evocando infine la fiamma della frenesia. Ehi. Quindi sono stati loro per primi? Parrebbe. Furono sepolti vivi qui. Loro sono i primi prigionieri, sono quelli che abbiamo accanto, è per questo che esattamente hanno... Ok. E hanno evocato la fiamma della frenesia per primi, ma la fiamma era già bloccata, cioè le tre dita erano già bloccate qui. Sì. E probabilmente le tre dita sono riuscite a ripropagare la fiamma della frenesia attraverso loro, che erano qui sepolti con loro. Di questo ne riparleremo sicuramente in futuro, ma è certo che la fiamma della frenesia abbia attecchito rispetto al loro dolore di essere state rinchiuse qui. Sì, sì. C'è un dettaglio però molto qui, Miyazaki style, della serie, e beccalo in Elden Ring, vista la sua vastità. C'è un dettaglio che ti spiega anche il perché fossero così incredibilmente disperati. Vai nei talismani e leggi quello di Shariri. Come no? Inquietante riproduzione di un uomo privato degli occhi. La bocca è distorta in un sorriso quasi malizioso. Attrae incessantemente gli attacchi nemici. A quest'uomo, chiamato Shabriri, furono strappati gli occhi dopo una condanna per calunnia. In seguito, nelle sue cavità oculari vuote, si annidò il morbo della fiamma della frenesia. Quindi secondo te gli sono stati cavati anche gli occhi ai mercanti? Oh no, la storia è molto più cupa di così, Francesco. Calunnia. Li ha denunciati lui di eresia. Il gran pezzo di merda. Erano innocenti, probabilmente. Secondo te quindi Shabriri ha accusato i mercanti di calunnia? Di eresia. Cioè, perdonami, di eresia. Sì, sono stati rinchiusi qua. E per nulla, e quando si sono accorti che l'accusa era, come dire, infondata, gli hanno cavato gli occhi? Beh, il fatto è questo: non sappiamo chi ha cavato gli occhi di Shabriri, ma probabilmente gli furono strappati dopo una condanna. Sono stati i mercanti fuori. Addirittura, secondo te, sono stati i mercanti? O i mercanti, o la frenesia ha raggiunto anche lui, o è stato comunque punito. I dettagli non li possiamo sapere, ma i mercanti sono, e questo lo puoi dimostrare attaccandoli nell'overworld, sono utilizzatori della frenesia. Cioè tu se li attacchi, alcuni hanno comunque questi attacchi, anche quelli fuori. Già, di questo ne parleremo nel New Game Plus in maniera molto profonda, perché c'è giusto un po' di cut content a riguardo. Ma non no, anche perché cioè senza la tua spinta... Lo so, non avrei pensato mai a questo collegamento, sono sincero. Ma anche solo ritrovare questa descrizione. Cioè, il talismano di Shabriri, minchia, ho capito che è legato alla frenesia, però dai. Con calma anche. L'ultima cosa che voglio che tu vada a trovare, devi farlo scendendo un po', mi spiace. Aspetta. Prego, prego. Mi devo rivestire. Bravo.
dov'è la situazione crogiolica? Eccola qua. Allora. Tanta paura. Allora, quello che voglio tu faccia... Ma no! Vaffanculo! Ti ho fatto scivolare! Sono vivo. Lo so. Vado fuori dal vasino. Sì, allora, ma tipo non si è... Devo andare agli abissi? Quello che voglio tu faccia... Adesso me ne vado. Così puoi andare agli abissi sereno. Ok. Dice comunque di votare, aspetta che chiudo. Vabbè sì, adesso devi chiudere anche il tuo. Le coccoline, lo facciamo contento. Le coccoline. Gli diamo un bacino. Esatto. Sto andando bene? Non ti vedo, ma adesso ne parliamo. Sì, sì, sì. Ah sì, ma c'era una grazia più vicina, sono un coglione. No, ma anch'io sono andato agli abissi, tranquilli. Ragazzi, cadrò altre 500 volte. Meno male. Tranquillo, che non... arriva sull'ultima cazzetta di legno. Esatto. Ok, sono nell'ultima cazzetta di legno. Ok, vedi che in una delle lapidi in fondo c'è un oggetto? La brace? No. No, 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 parlo proprio di un cadavere con un oggetto sopra. Sì. Devi andare lì. Ci sono. Lo prendo? Oh. Ci sei già, sì. Sì. Ah. Bravo. C'è un tizio che suona. Se sei già lì... oh no, ho sbagliato. Se sei già lì, noterai che la... c'è un arco che ti fa entrare. Ah no, ha capito. Ah no, ha capito male. Ok, ha capito male. Tranquilli, tranquilli. Adesso io lo facciamo. Vediamo un po' dove stai guardando. Vi assicuro, ragazzi, che c'era un cadavere con un oggetto. No, 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 ma mi fido, solo che ci siamo. Ok, lì sotto. L'hai visto? C'è un cadavere con un oggetto in mezzo al nulla. Dio santissimo. Sì, per quello ero stupefatto. Ah no, Ci sono, minchia. Cazzo, Alucard. Ok, andiamoci. Andiamoci. Non sarà semplice, maestro. Lo so. Ma io devo saltare lì adesso. Oddio, ma va. Oddio, l'ho fatto. Cioè, l'ho fatto. Diciamo che ho avuto culo. E mo? Tanto non posso prendere full damage. Non in fondo, ma a metà strada sì. Però sono saltato esattamente dove non dovevo. Vabbè, proviamoci. Oddio, è successo. Oddio, il godo. Maestro, sono arrivato. Ok, prendi l'oggetto ed entra nell'archetto. Frenesia ineluttabile. Sono entrato nell'archetto, non c'è nessuno. Ah, la posso usare io qui. Mi raccomando. No. Devi farlo usare dagli altri, quindi mi raccomando, aggra e fai spaccare tutto. Ok, però per ora non c'è nessuno. Che vuole fare la luce. Mi dispiace, maestro. Non c'è nessun luciador. Ce la farai, lo troverai. Ma intanto la leggo. L'esecutore sprigiona dagli occhi la fiamma gialla della frenesia per poi ghermire i nemici e contagiarli con la sua follia. L'incantesimo prova l'accumulo di follia nell'esecutore ed è efficace solamente contro i senza luce. Fissare il prossimo negli occhi è la forma più intima di contatto umano.
Ah, ma è qui Giorgione. Ma per aggrarlo e fuori tiro un cazzotto? Sì. Gli posso saltare in testa? Vieni, bello. Maestro, non mi picchia. Sarà qualcuno che ti picchia lì. Qualcuno che si arrabbia. Maestro, gli ho tirato un pugno nel culo. E? E ancora non... Ancora sta benissimo. Non ti ha aggrato aggressivamente? Ho i pugni dual, maestro. A me sembrano piuttosto incazzosi. Tekken. Maestro, sta ancora benissimo. Ma non devi ucciderlo, devi farlo arrabbiare. Ma è ancora tranquillo. Cioè non ti aggra? No, gli sto facendo di tutto. Cioè non sono mai stato aggressivo con qualcuno in tutto Dark Souls. Sta prendendo veramente delle mazzate assurde. Gli sto facendo delle combo. Cioè, allora è anche pirotecnico da vedere quello che sto facendo. Allora cercane un altro, che quello è... Mi sto divertendo, maestro, posso farlo ancora? Sto ritinteggiando i muri. Maestro, è ancora... Ne devo prendere un altro, dai. Ora vengo a vedere. Sono curioso. No, io questo lo ammazzo di botte, se non... Dove sei? Gli tiro anche la merda. Poverino. Cioè hai appena saputo la loro triste storia e li smerdi letteralmente. No, mostro. Cioè lo vedi questo sangue? È tutto suo. La sua vita è finita. Guarda, in modo terribile. Guarda la faccia. Guarda sopra. Guarda la faccia di papà. Hai anche un sorriso fatto col sangue. È la fiamma della frenesia che per un attimo. In chat uno ha scritto Easy Rune. The Joker. Ok, ora c'è qualcuno che vuole fare il picchio. Vai, vai. Maestro, non c'è nessuno, sono tutti buoni. Ah, eccolo. Scudo dell'impronta, intanto. Esatto. Ok, questo è arrabbiato. Oh, mamma mia. Ok. Vieni, piccolo. Segui le lucine. Minchia, dobbiamo fare 40 km. No, no, devi attaccare lì, È lì. Ah, no, giusto. La tenda. Quella. Non giù, non giù. Esatto. Basta, finito, quindi. E... è vero che non ci vede, quindi che cazzo gli metto le pietruzze? No!
Non è vero, cadi di sotto. No, maestro, è una questione di principio, adesso. Lo capisco. Lo capisco. No, come follia. No! No! La follia del sesso, no! Non so come batterlo. È troppo forte. Mog è niente in confronto. Ok, niente, prendo l'oggetto e vado via, troppo forte. Cosa, ago di Michella? Ecco qua. No, è fortissimo, ragazzi, sono in trappola. Devo usare una spada. Devo usare un'arma improbabile. Bastone del principe della morte. Andiamo. No, ragazzi, è imbattibile. È troppo potente. Unstoppable. No, il bastone non si può usare come oggetto contundente, cazzo. Non è un bastone da passeggio. Un'arma improbabile. Non uno scudo. Ok, Alberto Angela, let's go. Cazzo. No, mi uccide. Mi uccide! Mi ha ucciso! E niente, perso 100 euro. Li lascio a lui, sti 100 euro. E easy rune per lui. Leggiamo un attimo lo scudo e poi l'ago. Ho perso da Franco, raga. Grande scudo in pietra con un'intricata decorazione di impronte di dita. Uno dei grandi scudi più pesanti. Appartiene alla tomba di un'antica divinità su cui delle dita hanno impresso un messaggio che non verrà mai letto e che si dice abbia dato origine alla frenesia. Questo perché comprenderai, ormai hai imparato, le tre dita non sono il dio. Certo, no, sono i messaggeri della divinità della fiamma, giusto? Esatto, quindi certo. È del tutto plausibile. Ti ricordo anche quello che hai trovato all'interno della fogna, che il dio sia qua sotto. Yelug. Ah sì, certo. Yelug è il dio molto potente. E le tre dita hanno tradito la volontà superiore per divenire i messaggeri di questo... Esattamente. Ma ora, ago di Michela, che cazzo è? È una nota molto interessante da leggere. L'unico ago che conosciamo è quello che blocca Malenia dal esplodere. Vero, bravo. Michela l'Empireo ha creato un ago in grado di resistere all'influsso, infatti, delle divinità esterne. Quindi l'ago d'oro è suo. Chi ha ereditato la fiamma della frenesia ma non desidera diventarne il signore farebbe bene a cercare l'ago di Michela. Ma allora, Joel, abbiamo speranza, possiamo liberarti. Esatto, hai capito. Con l'ago di Michela tornerai normale. Diciamo che è intuibile, se non logico, che nel percorso di Joel ci sarà la presa di coscienza ultima, dopo tutto quello che ha esplorato, provato e compreso, che neanche la frenesia è la risposta. Certo, però ci hai provato. Esatto. Devo prendere i 100 euro. Sì, questa è la Joel Rescue Arc, è cominciata. Esattamente. Exacta. Spoiler. Devo recuperare i 100 euro. La live finisce con i 100 euro recuperati. Che però è un casino da recuperare. Perché devo cadere di nuovo bene in quel modo. Giusto? Sì. Allora ragazzi, me li devo meritare. Senza coso del sacrificio, senza preservarli. Cioè se muoio sono stronzo, ok? Dicono che sia lo scudo più forte di tutti i Souls. Sì. Forte? Però è stato nerfato, eh. Ok.
però è stato nerfato. Quindi dai, le merito, ragazzi. Merito queste rune. Le merito. Ma che cazzo, ma sono cattivissimo. Possiamo andare. Maestro, grazie mille. È stato stupendo. È stata una bellissima diretta e alla fine abbiamo fatto le una, quindi non mi sento neanche in colpa. Top. Bene. Ci vediamo fortunatamente domenica. Ricominciamo, yes. Altus? No, dobbiamo finire le fogne, non abbiamo avuto un vero boss. Ogni legacy... No, sono finite. Allora dobbiamo fare la catacomba e poi ricominciamo Altus. Catacomba... La catacomba è l'ultima cosa che rimane. Catacomba e poi ricominciamo Altus. Abbiamo fatto una live perfetta. A Leyndell abbiamo altro da fare? Mm? A Leyndell abbiamo altro da fare? Sì. Okay. No, aspetta, no, l'invasione l'abbiamo fatta. No, c'è ancora c'è qualcosina da fare, c'è ancora. Ok. Staremo a vedere. Maestro. Grazie mille. Meraviglioso. Ti auguro una buona notte e andiamo da Diego a porgere i nostri saluti. Non credo sia in live perché stava aggiornando il PC stavolta, sai? Controlliamo, ma non credo. Allora, sì. Nel caso, raidiamo. Vediamo un po'. Vediamo un po' chi potremmo raidare. The Pruld. Dai, ci sta. Sei in live. Lo è. È in live. Quindi andiamo a depruldare nel pogging. Maestro, grazie mille. Fantastico, grazie. Buonanotte. A te. Buonanotte. Ciao. Ciao. Ragazzi, grazie mille per essere stati con me. Mi spiace se un po' di contenuti in questi giorni stanno saltando, ma una settimana da Scarlatto e Violetto... Stiamo preparando un calendar delle attività da fare in 7 giorni e cerchiamo di rispettarlo quanto possibile. Buonanotte e sogni cazzi. Un bacione. Ci vediamo domenica pomeriggio con Elden Ring, domenica sera, ore 21:30, con Resident Pippo. Buonanotte. A domenica e buon sabato.